Buonasera buonasera a tutti quanti, siamo il podio di cicerone. Questa sera parleremo di fine tuning. O un attimino che ho ritorno di cuffia, o un attimino qua. che ho ritorno. E hai anche lasciato il vecchio titolo di, della live nella grafica. Davvero? No, l'ho cambiato prima. No, eh, leggo qui i libri, l'ebook migliore del cartaceo. Ah, qui, eh qua sì, qui hai ragione. Qui l'ho lasciato. Eh, sì. Ho oh, un ritorno di voce. Stiamo tutti e due con le cuffie, non so. Forse lo stai sentendo dalla. Io, io non, ancora non è cominciato, vero? Perché io sto sul, sul canale Osa Sapere a Teatro, però non è cominciato ancora. Come non è cominciato ancora? Io la sto vedendo live. Ah, io non la sto a vedere, Forse io. il link è quello sbagliato. Um. Mm, dovrebbe essere Però questo. Su, è, è su a te o tubi, no? Sì, no? No, è twitch.tv eh... slash osa sapere, ah, allora un altro altra tra l'altro siamo dove... in diretta. Quindi ciao a tutti del pubblico. Scusateci per uh, i problemi tecnici, se, se non c'è un casino, non siamo noi a quanto pare. Eh, sì, ho problemi tecnici. Ho... E visto che quanto pare. Um... È impegnato con chi a sistemare cose. Ok, ok, ok. Ho trovato. Io trovato. a presentare. Eh, adesso. Uh. Ok, adesso voi mi sentite? No, ho trovato l'Inghippo. C'era sì. una, una roba strana attivata sì, che non doveva esserci. Perfetto. Eh, allora, dopo sistema il titolo. Comunque parleremo del fine tuning. Ovvero, eh, è un universo se, creato apposta per noi. Quindi, un creatore. Adesso vado un pochettino veloce, scusate, ma sono un po'... Eh, parto velocemente a fare una presentazione eh, delle nostre regole. Eh, le regole, innanzitutto, il rispetto delle regole della piattaforma, quindi Twitch ha le sue regole, dobbiamo rispettare le sue regole. Dopodiché mi raccomando, soprattutto alla chat, perché loro due comunque so già che si comporteranno bene, il rispetto per gli interlocutori. Niente turpiloquio, quindi cerchiamo di evitarlo in maniera religiosa, mettiamola così. Eh, dopodiché, il dibattito si, si divide in due momenti ben precisi: dibattito formale, quindi regole precise, e cronometraggio, e dibattito libero. Dove comunque rimarrà la questione del, del no il e del rispetto. Il dibattito formale come funziona? 15 minuti a testa per presentare le proprie ehm, argomentazioni, 10 minuti di counter-examination, 10 minuti di risposte, sempre a testa, 5 minuti di argomentazioni finali e dopodiché passeremo alle domande al pubblico e al dibattito libero. Io vorrei far presente eh, sempre l'orologio qui, questo qui... È importante non viene editato non viene modificato e soprattutto segna l'ora corrente questo è sempre per garantire la correttezza del non editing in assoluta maniera dei video che verranno ricaricati tutto ciò che succederà in live anche queste cose che succedono quasi sempre a me di problemi tecnici verranno lasciate se faremo un dibattito di tre ore come è successo l'ultima volta verrà caricato un, un, una live di tre ore senza tagli, senza modifiche, senza censure a meno che non sia effettivamente necessario. Ma in quel caso chiuderei la live, dopodiché io direi di partire. Ora, eh, visto come era posta la domanda, facciamo partire Otangelo. Intanto, volevo ringraziare tutte e due, sia Faber Lumiere che Otangelo. <coughs> Otangelo in particolare per la pazienza che ha dimostrato visto l'inconveniente di settimana scorsa e io lascio la parola adesso al nostro primo il nostro primo oratore Otangelo Sì, grazie. Eh, un attimino che metto qua il PowerPoint Ok, io aspetto che metti il PowerPoint, poi faccio partire un attimino il cronometro. Sì, eh, puoi mettere solo la tela della, della presentazione per favore? Ok, allora facciamo così. No, metto momentaneamente la, la tela. Uh, caspita, facciamo così un attimo. Perché non erano previsti questi. Controllo che sia partito, non me lo prende. Perché ok, l'ha preso perfetto. Adesso lo aggiungo. Faccio un attimo un'aggiunta veloce. Ecco qua. Ok. Ok. Momentaneamente può andare bene così. Ok. Sei un po' coperto dalla, dalla scena. Comunque ti si sente. Faccio partire il cronometro adesso. Okay? Sì, grazie. Oh. Partito, 15 sì. minuti. Eh, l'universo Ok, grazie. È un po' come no, credo. L'universo è messo a punto in modo tale che la nostra esistenza sia possibile. Ho sentito parecchie volte l'asserzione che questo non è davvero, non è reale. Stephen Hawking, il famoso cosmologo inglese, ha scritto nel suo libro Il grande disegno. Le leggi della natura formano un sistema estremamente preciso e molto poco può essere alterato senza distruggere la possibilità dello sviluppo della vita come la conosciamo. Se non fosse per una serie di sorprendenti coincidenze nei dettagli precisi delle leggi fisiche, sembra, gli esseri umani e simili forme di vita non sarebbero mai nati. Il nostro universo e le sue leggi sembrano avere un design che è fatto su misura per, per sostenerci e se dobbiamo esistere, lascia poco spazio all'altrazione. Non è facile da spiegare, e solleva la domanda naturale del perché sia così. Il messo a punto include le leggi della fisica, le costanti fisiche, le condizioni iniziali dell'universo, il Big Bang, la cos le costanti cosmologiche, le particelle subatomiche, gli atomi. La forza di gravità, la nucleosintesi del carbonio, la base di tutta la vita sulla Terra, la via lattea, il sistema solare, il Sole, la Terra, la Luna, l'acqua, lo spettro elettromagnetico e la biochimica. Qui va un sillogismo. Prima, affinché l'esistenza della vita biologica sia possibile, i valori, le costanti e i parametri di un universo che consente la vita devono essere in un intervallo finito. 2. Queste costanti e parametri di messa a punto avrebbero potuto assumere un numero infinito di valori diversi. 3. La probabilità di trovare le costanti giuste per la vita, per pura sorte o l'accaso si avvicina a zero, ma in pratica è praticamente zero. Quattro la migliore spiegazione è un agente intelligente che aveva un obiettivo in mente, cioè creare esseri contingenti, ha progettato il nostro universo che permette la vita. Le leggi e le costanti finamente sintonizzate nell'universo sono un esempio di complessità specificata in natura. I loro valori e le loro impostazioni sono altamente improbabili. Nel 1966 la rivista Time Me pubblicò una storia di copertina chiedendo Dio sta morto. La copertina riflette il fatto che molte persone avessero accettato la narrativa culturale che non c'è bisogno di Dio e che al passo che la scienza progredisce c'è meno bisogno di un Dio per spiegare l'origine dell'universo. Però stiamo a scoprire che le voci della morte di Dio erano premature. Infatti forse i migliori argomenti per la sua esistenza vengono da tutti i luoghi della scienza stessa. Lo stesso anno in cui è apparso il suo famoso titolo, l'astronomo Carl Sagan annunciò che due criteri erano necessari in modo che un pianeta potrebbe sostenere la vita. Il giusto tipo di stella e un pianeta alla giusta distanza di quella stella. Si credeva che ci sarebbero circa ottaglioni di pianeti nell'universo che è uno seguito da 24 zeri capace di sostenere la vita. Scienziati erano ottimisti sul fatto della ricerca di intelligenza extraterrestre. Si cominciò allora un progetto conosciuto con i suoi iniziali seti, un progetto ambizioso negli anni, lanciato negli anni 60 era sicuro di trovare qualcosa presto. Con una vasta rete telescopica di radio, gli scienziati hanno ascoltato per segnali che assomigliavano a codificati di intelligenza, ma con il passare degli anni il silenzio dall'universo era assordante. Fino ad oggi i ricercatori hanno scoperto precisamente zero seguito da un numero infinito di zeri. Cosa è successo? Come la nostra conoscenza dell'universo è aumentata, è diventato chiaro che c'erano infatti necessari molti più fattori per la vita. Figuriamoci la vita intelligente che Sagan supponeva. I suoi due parametri erano cresciuti a 10, poi a 20, poi a 50 e oggi sono centinaia, forse addirittura nei migliaia, che significa che in, il numero di pianeti potenziali che supportano la vita sono diminu diminuiti, di conseguenza, il numero to è totalmente precipitato. Anche i sostenitori di seti hanno riconosciuto il problema. In 2006, Skeptical Inquirer, una rivista che afferma con forza l'ateismo, scrisse: Alla luce di nuove scoperte e intuizioni, noi dovremmo tranquillamente ammettere che le prime stime potrebbero non essere più sostenibili. Oggi, ci sono più di 200 parametri conosciuti necessari per un pianeta poter sostenere la vita. La messa a punto necessaria affinché la vita possa esistere su un pianeta non è niente in confronto con la messa a punto necessaria per l'universo esistere affatto e se si cambia solo un parametro ha conseguenze catastrofiche. Il Big Bang è stato il primo e più preciso evento di tutta la storia dell'universo doveva essere regolato per consentire il giusto tasso di espansione, un equilibrio tra attrazione e repulsione, e si sarebbe espanso troppo velocemente e avrebbe prodotto un'espansione illimitata e un universo vuoto e senza vita, o si sarebbe ricaduto in una singolarità, un Big, big Crunch. Ma anche molti parametri diversi dovevano essere impostati proprio nei primi istanti subito dopo il primo nanosecondo o due per formare atomi stabili o sarebbe anche privo di stelle, pianeti, sostanze chimiche e la vita. Si suppone che l'inflazione fornisca una spiegazione dinamica per le condizioni iniziali, apparentemente molto calibrate nel modello standard della cosmologia, tuttavia deve affrontare i propri problemi. Ci dovrebbe essere un campo di inflazione con pressione negativa che domina la densità energetica totale dell'universo, detta la dinamica e quindi inizia l'inflazione. Dovrebbe durare per il giusto periodo di tempo e una volta che l'inflazione prende il sopravvento deve esserci una ragione speciale per fermarla, altrimenti l'universo manterrebbe la sua espansione esponenziale e non si formerebbe alcuna struttura complessa. Dovrebbe anche essere assicurato che il campo post-inflazione non prosegga, non possegga una grande energia potenziale negativa che farebbe ricadere completamente l'universo. Sarebbe molto più probabile che il campo di inflazione perdesse la sua energia invece di essere convertito in barioni e materia ordinaria, scaricando la sua energia nella radiazione. Le probabilità di avere un campo di inflazione ben regolato sono al massimo una su mille al suo apice e diminuiscono rapidamente. Non esiste un modello fisico dell'inflazione e il necessario accoppiamento tra inflazione e materia di radiazione ordinaria è solo un'ipotesi non supportata. Il modello Lambda CDM è una parametrizzazione del big bang unendo tutti i parametri di messa a punto escludendo il tasso dell'entropia all'inizio il tasso di espansione doveva essere regolato nell'ordine di una parte su 10 al elevato di 400 questo sarebbe come lanciare una moneta e farla uscire testa alla sorte 10 centilioni di volte in fila credere che questo sia possibile sfida il buon senso. John Gribbin ha scritto nel libro Coincidenze cosmiche: Se modifichiamo il valore di una delle costanti fondamentali, invariabilmente qualcosa va storto, portando a un universo inospitale alla vita come la conosciamo. Quando aggiustiamo una seconda costante nel tentativo di risolvere i problemi, il risultato generalmente è e creare tre nuovi problemi per tutti quelli che risolviamo. Le condizioni del nostro universo sembrano davvero essere adatte a forme di vita come noi e forse anche a qualsiasi forma di chimica organica. Molti invocano il principio antropico, che sottolinea che viviamo in un universo che di fatto permette l'esistenza della vita come noi la conosciamo. 5 minuti, una risposta una risposta popolare alla messa a punto dell'universo è chiamata l'analogia della pozza. La pozza si sorprende perché esiste, non considerando che esiste un buco alla quale può adattarsi. Nello stesso modo, noi non dovremmo sorprenderci perché siamo adatti all'universo. Il problema con questa analogia è che senza messa a punta del Big Bang e le forze atomiche non ci sarebbe nessun universo e neanche atomi, stelle, pianeti e la possibilità di vita. Poi la pozza d'acqua si adatta a qualsiasi buco, cosa che non si può dire in riguardo all'universo che deve essere molto speciale in modo che vita si possa formare. Il modello standard della fisica delle particelle da solo contiene 26 parametri liberi. Contiene sia i costanti d'accoppiamento che le masse delle particelle. Molte delle costanti fisiche fondamentali, che avrebbero potuto darsi qualsiasi valore, sono infatti regolate in modo molto preciso o messo a punto per produrre l'unico tipo di universo che rende possibile la nostra esistenza. Ci sono molte costanti che non possono essere previste, ma solo misurate, cioè significa. Che i numeri specifici nelle equazioni matematiche che definiscono le leggi della fisica non possono essere derivati da cose più fondamentali sono senza ulteriori spiegazioni perché è così nessuno lo sa quello che sappiamo tuttavia è che se questi numeri nelle equazioni fossero diversi non saremmo qui un esempio è la massa delle particelle fondamentali come le le masse di quark che definiscono la massa di protoni, neutroni, eccetera. Ci sarebbe un numero quasi infinito di possibili combinazioni di quark, ma se i protoni avessero altre combinazioni non ci sarebbe sarebbero atomi stabili e noi non saremmo qui. Le forze fondamentali dell'universo sono finemente regolate per consentire la vita. Se la forza della gravità, la forza elettromagnetica, la forza forte e la forza nucleare debole si altera leggermente, l'universo, come sappiamo, non potrebbe esistere. Si potrebbe pensare a ogni istanza di regolazione fine come un quadrante radio. A meno che tutti i quadranti non siano impostati correttamente, la vita sarebbe impossibile. Il fatto che i quadranti siano perfettamente impostati e che il dardo abbia colpito il bersaglio suggerisce fortemente che qualcuno abbia regolato i quadranti o abbia puntato il dardo, poiché sembra estremamente improbabile che una tale coincidenza possa essere avvenuta per caso. Già l'astronomo tedesco Kepler ha detto lo Scopo principale di tutte le indagini sul mondo esterno dovrebbe essere quello di scoprire l'ordine razionale e l'armonia che gli sono stati imposti da Dio e che egli ci ha rivelato nel linguaggio della matematica. Un minuto e mezzo. Parafrasando, sì, parafrasando, Hoyle, Perché sembra che un superintelletto abbia scimmiato con le leggi della fisica? Perché i par parametri del modello standard sono finemente sintonizzati in modo intrigante per esserci la vita? Perché l'universo sembra essere stato progettato da un creatore intelligente espressamente allo scopo di generare esseri sen senzienti? Perché l'universo è giusto per la vita in molti modi intriganti? Come possiamo spiegare questa apparenza di gi giudizioso design? E oggi stiamo alla contramano di Time del 1966. Eric Metaxas domanda: l'ateismo sta morto? Se vuoi andare con la logica, è su una scala un miliardo di sterline da una parte a favore di Dio e un centesimo di una sterlina per l'ateismo. Non c'è competizione. Grazie. Ok. Passiamo al nostro Faber Lumière. Pronto? Ho preparato anch'io la mia grafica, molto improvvisata, ma non avevo pensato a questa possibilità. Ok, ho capito che dalla prossima volta mi devo preparare anch'io. Prego. Se tu fai, io prendo e recupero. Ehm. Ok, allora... Innanzitutto io voglio ringraziare ah, Otangelo della pazienza dimostrata. La grafica me la passi quando. subito, me la passi dopo. Ho già condiviso qui su... OBS ok, niente. eccola qua, Otangelo. eccola qua, eccola qua. Ok, okay dicevo. Oh, ok. Allora, innanzitutto di... voglio ringraziare Otangelo della pazienza che ha avuto nei nostri confronti per, perché veramente se fossi stato al posto suo ci avrei mandato a quel paese da parecchio siamo stati mesi e mesi nell'organizzazione principalmente per colpa mia tra l'altro quindi um, caro Otangelo veramente grazie della, di essere stato così paziente e disponibile nei nostri confronti ehm um, Ora, per quanto riguarda l'argomento di oggi, la, la questione, l'argomentazione che ci è stata presentata da Otangelo con quella sua bella presentazione è essenzialmente del tipo... C'è questa cosa misteriosa che non ci sappiamo spiegare, che sarebbe questa uh, coincidenza in qualche modo assurda di uh, questi parametri che si sono trovati proprio in quei specifici valori. Per l'appunto non ci sappiamo spiegare come sia successo, quindi ce la possiamo spiegare con Dio. Però, uh, come posso dire, io noto un certo problema. Con uh, questa argomentazione. Non ce lo sappiamo spiegare, quindi ce lo sappiamo spiegare con Dio? C'è una contraddizione di termini. O questa cosa è inspiegata, inspiegabile, oppure è spiegabile con Dio. E come un Dio dovrebbe spiegare questa cosa? Nella presentazione di Dio d'Angelo me, me lo devo essere perso io perché non mi pare di averlo notato. C'erano tante considerazioni su quanto straordinaria sarebbe questa coincidenza, ma non mi pare di aver visto nessuna dimostrazione che indicasse che un Dio in qualche modo possa spiegare il fenomeno in questione. Ora, eh, questa si tratta dal mio punto di vista di una fallacia logica abbastanza tipica. Chiamata uh, argumentum ad ignorantiam, o um, detta in altre parole, uh, non lo so quindi Dio. E la mia risposta si potrebbe tranquillamente fermare qui, perché sostanzialmente una fallacia logica, un problema nella, nella struttura logica dell'argomentazione, è un problema abbastanza, come posso dire, terminale. Uh, non, non si salva una. Un'argomentazione che ha questo tipo di problema, però, visto che c'è un'altra decina di minuti da riempire, a questo punto ne approfitto per ehm, come dire, far notare un altro po' di questioni. Eh, quella che vedete sullo schermo in questo momento è eh, l'identità di Eulero. È una particolare equazione che ci dice che 1 ehm, più e elevato alla i per pi greco uguale 0. Queste sono cin le cinque costanti più importanti della matematica, come la conosciamo, eh, che sono tutte elegantemente collegate in una singola equazione molto semplice. Eh, qualcuno potrebbe dire, ma eh, quindi la persona che, visto che è, basta letteralmente cambiare una quantità infinitesimale in una qualsiasi di queste costanti, Uh, visto che questa cosa è così improbabile che succeda, perché letteralmente mh, non importa quanto bassa mh, la, la variazione vogliamo immaginarcela, uh, se qualsiasi cifra uno voglia cambiare di pi greco, uh, quella mh, equazione non vale più, dovremmo concludere che qualcuno ha inventato la matematica uh, avendola, avendo in mente di rendere vera questa equazione. Il problema è che la matematica è nata senza un inventore, è nata con uomini primitivi che hanno cominciato a, fare, a contare cose, a sommarle. E Poi a mano a mano generazioni di matematici nel corso dei millenni sono arrivate e hanno aggiunto questa o quella piccola idea. In particolare pi greco è stato aggiunto più o meno da qualche parte ai tempi dei greci, la i invece è un'aggiunta molto più recente perché è un numero complesso fa parte di, diciamo, quella matematica un po' avanzata che è nata nell'ultimo millennio, ben dopo i tempi dei greci. Quindi non c'è stato nessun inventore che si è messo lì, ha progettato la matematica in modo che questa equazione fosse vera. Però se ragionassimo come si, eh, vorrebbe ragionare Otangelo per l'universo, concluderemmo una cosa del genere. Tra l'altro la, un'altra questione è: ma uh, qui dentro co cos'è che dovremmo voler variare? Se, se noi variassimo pi greco, per esempio, uh, si, pi greco è stato ottenuto mettendo in relazione tra loro l'area e, la, e il perimetro di un cerchio. Non, non si può pensare di semplicemente variare pi greco, perché pi greco è il risultato della relazione di altre cose. Uh, quindi no, no, è una domanda che proprio non ha senso porsi e a questo punto la domanda è ma non è che ci stiamo facendo una domanda di questo tipo non è che ci stiamo chiedendo se pi greco fosse, non fosse pi greco allora cosa succederebbe all'universo uh, ora ho okay, qui una formula eh, questa è la formula della forza di gravità una delle cinque forze fondamentali secondo uh, la mh, fisica diciamo classica e la formula di questa forza è molto semplice. Una costante chiamata G, la costante gravitazionale, per il prodotto delle due masse diviso il quadrato della distanza ci dà la forza. Una formula molto simile è quella di un'altra forza fondamentale, quella della forza elettrica, detta anche legge di Coulomb. Qui pure abbiamo una costante K, chiamata anche costante di Coulomb, per il prodotto delle cariche diviso il quadrato delle distanze. Ora, il problema qual è? Che qui ci stiamo chiedendo sostanzialmente, eh, ma se questa G e questa K fossero diverse, cosa succederebbe all'universo? Qual è la probabilità che fossero in realtà diverse in senza un qualche tipo di intervento queste costanti? Eh, però la domanda che io faccio è, ma non è che ci stiamo chiedendo se pi greco non fosse pi greco, e in questo caso la cosa diventa molto più letterale, specialmente nel caso della legge di Coulomb, perché? perché abbiamo che la costante di Coulomb in realtà è proprio dipendente da pi greco, specificamente è uguale a 1 su 4 pi greco epsilon dove epsilon è la costante elettrica del mezzo. Um, all'interno del quale si vuole calcolare la forza elettrica e qui, quindi questa costante elettrica essenzialmente è una variabile dipende dal materiale quindi lì dentro che cosa dovrebbe uh, variare? 1 su 4 π greco? Siamo di nuovo chiedendoci e se pi greco non fosse pi greco um, ma uh, questo va aggiunto che ci sono altre uh, cosiddette mh, costanti finemente uh, manipolate che uh, invece non, so non sono esattamente del, uh, qualcosa che potrebbe avere altri valori. Uh, prendiamo per esempio l'inflazione. L'inflazione è uno dei punti su cui ha tanto insistito Otangelo, eh, e qui ho uno studio scientifico eh, pubblicato nel 2011: probabilità di inflazione nella eh, cosmologia a cicli quantistici. Scusate la traduzione maccheronica, ma, è è ironica, ma eh, purtroppo questa roba eh, si studia in inglese normalmente. Um. E sostanzialmente la probabilità di questa in inflazione, alla luce di questa nuova uh, ipotesi, di questo nuovo modello che è la uh, cosmologia a cicli quantistici, uh, sostanzialmente si conclude che la pro sua probabilità è molto vicina ad 1. Cioè è una quasi certezza. Uh, abbiamo la stessa probabilità quindi di avere un'inflazione come quella che abbiamo avuto, di, di, um, che abbiamo che π uh, greco sia pi greco o meglio, quasi la stessa, perché qui dicono molto vicina a uno, siamo precisi. Um, un altro esempio è la uh, costante cosmologica. Ora non ricordo se anche questa è stata menzionata specificamente da Otangelo, ma um, questa costante cosmologica, innanzitutto va detto che il suo valore non è finemente ottimizzato per la vita. Perché? Perché c'è questo ulteriore studio. Um, di uh, Don N. Page uh, de, uh, dell'Istituto di Fisica Teorica dell'Università di Alberta, uh, il quale nel 2011 uh, sostanzialmente concludeva, vi faccio il riassunto, che uh, c'è un valore di questa costante cosmologica che avrebbe reso possibile un, un universo molto più ricco, o meglio, più adatto alla vita di quello che abbiamo adesso. E, sostanzialmente questa costante cosmologica quindi se fosse stata esattamente zero e non il valore che c'è, sarebbe stata ancora migliore per la vita. Um, non solo, abbiamo uh, ancora un altro, un altro studio scientifico. 5 uh, minuti? Ok, um, in questo studio uh, si scopre che la costante cosmologica uh, essenzialmente dipende dalla uh, massa del bosone di Higgs. Uh, Un'altra cosa che ci chiedevamo è se fosse diversa, esce fuori che eh, sostanzialmente eh, potrebbe variare tanto quanto pi greco rispetto alla massa del bosone di X. Um, a questo punto, poi voglio anche sottolineare che eh, ci sono dei parametri che sono del tutto completamente irrilevanti. Prendiamo un'altra delle forze fondamentali dell'universo. Specificamente mi riferisco alla forza nucleare debole. C'è questo studio Un universo senza interazioni deboli di um, Harnick ed altri, nel quale sostanzialmente hanno ipotizzato che cosa succederebbe in un universo senza questa forza, um, ovviamente considerando anche variazioni sugli altri parametri, e hanno concluso che sarebbe comunque possibile un Big Bang, la, la nucleosintesi, formazione di um, stelle, supernove, insomma tutto quello che ci serve per arrivare a una chimica come quella che ha permesso l'esistenza della vita. Uh, in altre parole, queste cose che ci vengono presentate come delle singolari coincidenze, Potrebbero essere, da un lato, mh, semplicemente non delle coincidenze, ma delle necessità assolute che mh, non avrebbero in nessun caso, neanche ipoteticamente, essere diverse, e dall'altro, cose che sì, avrebbero potuto tranquillamente cambiare e non ci sarebbe cambiato niente. A questo va aggiunto, ma stiamo parlando di una singolare coincidenza che poi abbiamo visto, non, non c'è l'improbabilità, ma... Concedenza di cosa? Nel senso, quale sarebbe questo ipotetico obiettivo um, di questo ipotetico um, organizzatore di universi? Se noi guardassimo l'universo così com'è e ci chiedessimo, lo vedessimo come una fabbrica, e ci chiedessimo, ok, cosa produce questa fabbrica, a guardarlo? La nostra prima risposta dovrebbe essere spazio vuoto che ribolle di particelle virtuali che compaiono e si annichiliscono continuamente. Questa è la cosa più abbondante che abbiamo nel nostro universo. La seconda risposta probabilmente sarebbe buchi neri, che hanno la più grande concentrazione di massa e persistono per il tempo più lungo. Ehm um. Solo dopo comincerebbe a venirci in mente che potrebbero entrarci qualcosa questi piccoli, uh, minuscoli rispetto a tutto il resto che abbiamo menzionato, puntini luminosi chiamati stelle. Ma difficilmente ci verrebbe in mente che uh, quelle strane polverine che ruotano intorno a quei puntini luminosi uh, possono ospitare, una, in, in almeno un caso perché uno ne abbiamo osservato, un sottilissimo strato di materiale che chiamiamo vivente e quello sarebbe il risultato inteso di questa enorme, immensa fabbrica che produce di tutto di più tranne che un'abbondanza di vita. Poi un'altra questione è il fatto che noi stiamo prendendo in considerazione soltanto il tipo di vita che conosciamo, che abbiamo osservato qui sulla Terra. Non stiamo prendendo in considerazione tipi di vita radicalmente diversi. Non abbiamo neanche una buona definizione di vita per poter concettualizzare come un tipo di vita radicalmente diverso potrebbe sembrarci. Um. Un matematico si è inventato, tal Conway, si è per esempio inventato il gioco della vita di Conway, in cui ha definito un semplice sistema di regole, uh, all'interno del quale è emerso una serie di comportamenti estremamente complessi, che definiremmo apparentemente vita, perché sono uh, strutture in grado di persistere, riprodursi e quant'altro. Se invece definissimo la vita come un sistema altamente complesso in grado di aumentare la sua entropia um, estraendo um, energie e risorse dall'ambiente circostante, uh, la teoria dell'autoorganizzazione di sistemi ci dice che nel momento in cui abbiamo un sistema chiuso dal punto di vista della materia, ma che riceve continuamente energia, l'entropia le, di quel sistema necessariamente andrà ad aumentare nel tempo e questo produrrà necessariamente strutture via via più complesse. Quali di queste potremmo definire vita, in realtà non lo sappiamo neanche noi perché per l'appunto non abbiamo una idea di come delle vite radicalmente diverse dalla nostra potrebbero essere. Concludi se vuoi concludere, o sei finito, no, eh, finito bene, così. perfetto. Ok, ora passiamo al, al counter examination. Un attimo che imposto il tempo. Otangelo sei minuti per poter interrogare Faber da 6, 6 10 minuti da adesso, prego. Sì, allora per rispondere a alcuni punti fatti da, da Faber, non è un argomento di lacuna o dell'ignoranza perché non la sappiamo spiegare come la giusto fine è successo. Il design intelligente vince utilizzando l'induzione eliminativa basata sul fatto che i suoi concorrenti sono falsi. Il materialismo sostanzialmente non spiega nulla in modo coerente per quanto riguarda al messo appunto dell'universo, ma fa allusione a un multiverso che non c'è evidenziato scientificamente. E il design intelligente vince basandosi sul ragionamento aduttivo, usando l'inferenza per la migliore spiegazione, basandosi su prove positive sul fatto che fondamentalmente fenomeni completamente naturali dimostrano le impronte e la firma di un input e impostazioni intelligenti. Vediamo un piano di, di, di spiegarsi, un universo governato da leggi che segue principi matematici finemente regolati a tutti i livelli dal Big Bang alla Terra per permettere la vita. O c'è Dio con una mente intelligente, consapevole alla base di tutta la realtà oppure no. La dicotomia è congiuntamente esaustiva. Tutto deve appartenere a una parte o all'altra. E si, escludo, e si escludono vicenda nulla può appar appartenere contemporaneamente a entrambe le parti sulla carica elettrica o forza colombe vorrei fare un silogismo prima se metti insieme le cariche elettriche e i quark a caso non ottieni atomi e un universo morto secondo quindi in effetti le cariche elettriche e i quark non sono stati messi insieme a caso, ma selezionati con cura per consentire atomi stabili e un universo che so consenta la vita. Terzo, naturalmente possiamo fare appello a una fisica che non conosciamo nemmeno e postulare un multiverso e che il mescolamento casuale di queste costanti fondamentali ha permesso che ne emergesse una permettendo un risultato funzionale. Ma questo sarebbe solo un multiverso dell'argomento lacune. Quarto, la, la migliore spiegazione è che un progettista intelligente ha creato le giuste costanti, forze fondamentali, cariche, colori, eccetera, che hanno prodotto atomi stabili e un universo che consente la vita per i propri scopi. Sulla costante cosmologica. La costante cosmologica richiede un grado ancora maggiore di messa a punto. Ricorda che la costante cosmologica è una costante nelle equazioni di campo di Einstein. Rappresenta la densità di energia dello spazio che contribuisce all'espansione verso l'esterno dello spazio in opposizione all'attrazione gravitazionale. La stima più prudente per tale messa a punta è pa una parte su dieci al 53, ma la parte numero 1 a 10 a 120 è citata più frequentemente. I fisici ora concordano comunemente che il grado di regolazione fine per la costante cosmologica non è inferiore a, par a una parte su 10 al 90. Per avere un'idea di cosa significa questo numero, immagina di cercare nella vastità dell'universo visibile una particella subatomica appositamente contrassegnata. Quindi considera che l'universo visibile contiene circa di 200 miliardi di galassie, ciascuna con circa 100 miliardi di stelle insieme a una panoplia di asteroidi, pianeti, lune, com comete e polvere interstellare associati a ciascuna di queste stelle. Ora, Supponi di avere il potere speciale di muoverti istantaneamente ovunque nell'universo per selezionare ben dato e a caso qualsiasi particella subatomica des che desideri. La probabilità che tu trovi una particella subatomica appositamente contrassegnata è una possibilità su 10 all'80 e ancora 10 miliardi di volte migliore della probabilità della costante cosmologica. Allora, adesso so, eh, non, si, non si pensa in vita radicalmente diversa, cioè ci sarebbe vita radicalmente diversa, sarebbe una possibilità e su questo Hugh Gross scrive in un articolo del 2008 stime di una probabilità eh, per avere le caratteristiche richieste per varie forme di vita su un pianeta nell'universo. Esiste meno di una possibilità su, sul 10 al 1032. Che anche un solo pianeta di supporto vitale possa verificarsi in qualsiasi parte dell'universo senza invocare miracoli divini. Hai già finito? Sì. Hai ok, delle domande? Hai... questa è una parte in cui potevi fare domande eh, a Faber. Eh, se vuoi, è ancora quattro minuti e mezzo. Se vuoi. Fagli delle domande di qualche genere per avere spiegazioni o qualsiasi altra cosa. Se invece dici di, di no, io passo a lui. Sì, basicamente ho dato una. una, una sì, sì, basicamente ho voluto dare una risposta eh, eh, alle considerazioni che ha, che ha fatto Faber. E se magari lui ha, ha da dire qualcosa su queste posizioni, eh, è libero a farlo. Ok, allora fermo il tempo e passiamo a Faber. Sì. Ok. Ok. E adesso io faccio partire il tempo. Faber può farti delle domande al quale puoi rispondere, o Tangelo. E... Un comanda un pochettino Faber in questa... in questa frangente. se lui vuole una risposta precisa, che è sì o no. o Gliela, gliela puoi dare se ti lascia dare una, un completamento una spiegazione ulteriore è a sua discrezione se no lo puoi fare dopo che ci sono eh, le risposte ok, okay. perfetto okay. allora faber prego allora um, io vorrei capire innanzitutto um, in che modo hai stabilito quale fosse l'elenco completo delle, um, poss delle possibili ipotesi in che uh, spiegano le costanti in questione in assenza di un Dio. Bene, per me ci sono basicamente tre possibilità. Una sarebbe eh, chance o l'accaso. La seconda sarebbe necessità fisica, cioè non ci sarebbe nessun altro modo dell'universo aversi sviluppato a nonché di permettere la vita nell'universo. E la terza sarebbe che un eh, designer intelligente, un, un creatore, avrebbe messo a punto tutti eh, eh, questi parametri necessari per avere la vita. Cioè eh, Scusami scusa l'interruzione, ma vorrei capire come è escluso che ci siano quarte ipotesi? Beh, io non, non credo che se, se te non puoi menzionare un'altra ipotesi che io abbia necessità di dare eh, una risposta. C'è il Hitchens che dice che quello che può essere affermato senza prove o evidenze si può, eh, eh, si può eliminare senza evidenze e senza prove. Eh, il problema è che qui non si, ha, mh, mh, come dire, tu stai facendo un'affermazione per la quale non hai portato una prova, che è quella che ci siano solo queste tre possibilità. Io ti sto chiedendo come sei arrivato a restringere il campo a solo queste tre possibilità. Hai un qualche modo di la, argomentare che le possibilità siano solo queste tre? Sì, sì, con la logica. Cioè, per me, o c'è intelligenza che sta involta. Nel, fare della, nel mettere a punto l'universo o non c'è questa è una vera dicotomia eh sì, e poi però si aspetta, aspetta questa che, non che è, non, che... scusami ma questa non è la uh, cosa che mi hai presentato prima prima mi avevi presentato tre opzioni o un'intelligenza o il caso o la necessità adesso queste due opzioni caso e necessità le hai assorbite tutte in un generico non l'intelligenza però ci potrebbe essere sì. una quarta cosa in questo non l'intelligenza, che non è né il caso né la necessità, non l'hai escluso. Lo escludo, lo escludo nel senso che se te non mi puoi presentare una quarta possibilità, io non, di, io non direi che non esiste. Se tu ti dici ma scusami, fosse perché io... dobbiamo limitarci con la mia fantasia nel momento in cui tu non hai argomentato che debbano essere solo queste due le possibilità? non intelligenza. Per me è una, una vera dicotomia, o intelligenza è involta nel messere a punto dell'universo o non lo è. Eh, sì, siamo d'accordo che è una, 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 una vera dicotomia, dicotomia. Okay. il problema è che nella, nel campo della non intelligenza dell'opzione non intelligenza tu hai limitato a solo due scelte, e vorrei sapere perché imponi questo limite a solo due scelte invece di lasciare il campo all'ignoto, che è la cosa più normale da fare. Eh, non credo io, come ti ho detto, se te fai un'affermazione che, ci, che ci esistono altre probabilità, io sto dicendo che, non avendo escluso in alcun modo che ci siano altre probabilità, non possiamo affermare che queste altre probabilità non esistono proprio perché l'hai affermato senza prove. Ok, io dico così, se te non hai come dirmi che esistono altri, okay, altri allora meccanismi... Ok, allora vuoi spiegarmi per... come hai escluso la necessità? Sì, perché sarebbe molto facile di pensare in un universo eh, dove queste costante fisiche eh, sarebbero diverse. Per esempio... Questo non che risponde... non siano una necessità. Io posso... Posso, posso finire? Posso no, finire ti voglio interrompere io, per posso? farti un'altra domanda. Uh, Beh, io vorrei rispondere al punto che hai fatto prima. Hai risposto al punto che domanda. ho fatto? Il problema è che stai mi cominciando a fare una tangente risposto. e io voglio farti un'altra domanda invece di mi sentire mi credo questa tangente. Scusatevi, non... no, fermo, non... fermo un attimino, interrompo un attimino. Eh, Otangelo, tieniti il punto: che fra 5 minuti e mezzo, massimo 5 minuti e mezzo, gli puoi rispondere e in quel caso non ti può assolutamente interrompere lui. Perciò tieniti veramente il punto, per co perché come ti ho detto purtroppo in questo momento, eh, le redini ce le ha lui. Tu ti tieni il punto, okay. dopo lui deve stare okay. zitto e ti le deve lasciare parlare, gli puoi, eh, puoi dire tutto quello che ti pare. Ok? okay. No, okay. Scusate okay. l'interruzione, riprendiamo. Allora, dicevo, um, è, è vero che sarebbe, possiamo dire che sarebbe facile immaginarsi un'alternativa, ma come abbiamo visto nel caso della di pi greco e della matematica, ehm, non è assolutamente detto che sia possibile un'alternativa. Per quello che ne sappiamo noi, eh, cose come la costante di Coulomb dipendono esclusivamente da relazioni matematiche, come puoi escludere che dipendano esclusivamente da relazioni matematiche. E come ho detto prima, se te fai l'affermazione che esistono altre possibilità meccanistici. No, tu in e, questo e, momento stai dicendo sinceramente... che questa possibilità, la necessità, non può essere quella giusta. In che modo Corretto. argomenti, dai evidenze per dire che la necessità non può essere quella giusta? Io stavo a dare questa risposta quando mi ha interrotto. Allora, Paul Davis scrive: eh, In Dio e il progetto, l'argomento teleologico e la scienza moderna. Non c'è stra uno straccio di prova che l'universo sia logicamente necessario, infatti, come fisico teorico, non è questa la domanda. Piuttosto... La domanda è come hai tu dimostrato che l'universo non può essere logicamente necessario, perché qui è, è questo che stai dicendo nel momento in cui dici o dio o non dio, non può essere non Dio, allora deve essere Dio. Questo non può essere non Dio, deve includere una dimostrazione che l'universo non possa essere necessario. Non basta dire che non sappiamo che l'universo non è necessario, o che non sappiamo che l'universo è necessario. Quindi ti torno a chiedere: c'è un qualche tipo di dimostrazione che queste costanti non siano necessariamente quelle? Ti stavo rispondere, però. Te ah, tu hai cominciato a dire che non volta. ci sono prove del fatto che siano necessariamente quelle, ma non è quella la domanda. Io ti sto chiedendo se ci sono prove positive che dimostrano la non necessità. Mi pare che ti stavo rispondendo giusto a questa domanda e te mi hai interrotto. Perché stavi cominciando a dire che non c'è, mancherebbe una dimostrazione della necessità, ma non è quella la domanda. Comunque, se non hai altre risposte da dare, um, passo avanti. Un'altra cosa che hai detto è stata che um, la costante cosmologica richiederebbe una, un alto grado di messa a punto, ma uh, come ti dicevo prima, c'è questo studio del uh, 15 novembre 2021 che um, dimostra che la costante cosmologica dipende dal, um, dalla massa del bosone di X. Uh, a questo punto um, semplicemente non sapevi di questo studio o. Um, vuoi negarlo, uh, um, negarne la correttezza. Fammi capire. No, mi pare che questo studio non nega il fatto che eh, la costante cosmologica deve essere messa a punto dai numeri che ho appresentato. Questo, sì, non non nega. Dice che è il risultato necessario di altri parametri. Che quindi non sia un, un parametro indipendente a sé stante e arbitrario, ma il risultato di un qualcos'altro. Sì, pur che lo sia, e cosa cambia questo? Cambia che quindi non, non è una cosa improbabile, è una necessità. Beh, io non credo che... Questo è un esempio, te... dovrei studiare per darti una, una risposta. Ok, quindi non eri a conoscenza di questo studio, va bene, è normale, è stato pubblicato letteralmente la, dieci giorni fa. Um, a questo punto... Um, quindi mi pare di capire che um, un'altra cosa che stai uh, asserendo è che con l'ipotesi di Dio la questo specifico universo sarebbe molto probabile. È corretto? Sì, corretto. Ok, come hai determinato uh, che l'ipotesi di Dio renda probabile questo universo? Conosci la mente e la volontà di Dio in modo tale da poter dire um, che avrebbe fatto una cosa di questo tipo? No, è semplicemente il fatto che noi con la propria esperienza che abbiamo come esseri intelligenti, noi sappiamo mettere a punto certe cose per avere un risultato a distanza con un obiet ob obiettivo eh, certo di quello che vogliamo raggiungere. Cioè abbiamo sì, le possibilità pensare che, che Dio avesse questo obiettivo. Era questa è la domanda. Scusami, la domanda era cosa ti fa pensare che Dio avesse come obiettivo quello di produrre vita come quella che abbiamo. Eh, noi esistiamo e eh, sappiamo che l'universo è giustamente, è finalmente aggiustato per eh, mm -hmm. raggiungere questo obiettivo e eh, eh, indica che eh, c'era bisogno di una mente intelligente. per. Eh sì, ma questo eh, non mi risponde la... alla domanda cosa ti fa pensare che la volontà di Dio fosse esattamente questa e che non siamo invece un accidente successo per caso mentre lui cercava di fare altro. La sua rivelazione attraverso della Bibbia. Quindi ci credi per fede? Sì. Non c'è una vera prova che hai a disposizione per dire che eh, la, eh, sotto l'ipotesi di Dio sarebbe alta la probabilità di questo, um, di questo universo, ho capito bene? Ok. Eh, io pe penso che sono due basi: una è la eh, rivelazione diretta nella Bibbia e la seconda sono i dati scientifici. Che ci dimostrano una cosa sorprendente, che l'universo deve avere giustamente queste, eh, questi parametri che ha in modo di fare possibile eh, la vita eh, nell'universo. Ok, eh, Faber, tu non hai più domande, io ripasso a Otangelo. Eh, Otangelo, dieci minuti in cui puoi dare tutte le risposte che ti sono state negate prima e puoi anche ampliare l'argomentazione come preferisci. Dieci minuti da adesso. Nessuno ti può interrompere. Allora, Faber, ehm, come spieghi eh, il fatto che l'universo è messo a punto in un modo estremo come le, come l'ho discorso eh, all'inizio, all eh, eh, mediante forze naturali, che non ci sarebbe necessità di un'intelligenza a fare questo? Faber ti ha fatto una domanda, puoi rispondere? Non ti si sente? Non lo sento. Pensavo fosse una domanda retorica, avevo mutato il microfono per non interrompere. Um, <ride> molto semplicemente rispondo con il fatto che mh, non c'è prova che ci sia una coincidenza in primo luogo e dall'altro lato non abbiamo nessun modo di presupporre che uh, l'universo avesse come scopo produr di produrre la vita. Beh, il fatto è che se, se, se questo sarebbe il caso, noi abbiamo dei parametri basicamente infiniti o delle possibilità infinite di mettere dei parametri e che se li metti avrei un universo che sarebbe o vuoto di vita o non ci sarebbe neanche perché anche l'espansione dell'universo deve essere finalmente aggiustata. Eh, e questo ovviamente richiede una domanda perché... Eh, giustamente i parametri che permettono un universo e a, al di più di questo un universo che permette la vita invece di nessun universo del tutto o un universo che sarebbe di, di vuoto di vita. C'è un'altra domanda? Sì, suppongo proprio di sì. Ah, ok. Ok. Um... Molto semplicemente noi non sappiamo se un universo diverso sarebbe vuoto di vita. Non... Prima ho citato uno studio che dimostra lo come... Uh, la... Lo sappiamo, lo sappiamo. Come ho spiegato all'inizio, anche l'espansione dell'universo deve essere molto precisa e se sarebbe diversa l'espansione sarebbe o troppo... O troppo... Eh, svelta e, e l'universo sarebbe vuoto di vita: di, non avrebbe eh, atomi, non avrebbe stelle, non avrebbe pianeti, non avrebbe chimica, non avrebbe niente. O sarebbe, eh, ri, eh, avrebbe avuto un collasso, cioè sarebbe ritornato al big crunch e, e, e non ci sarebbe nessun universo. Il fatto che l'espansione dell'universo è precisamente aggiustata richiedono una spiegazione come la dai se non è stata l'intelligenza che ha messo a punto questa espansione di nuovo non vedo nessuna um, messa a punto fine nel senso che come detto prima, um, no, la, messa è Santa... un fatto, la messa a punto è un fatto scientifico, cioè quello che ho spiegato all'inizio, che ci sono sei o sette parametri che, eh, di, di, che devono essere messi a punto, questo non è una cosa in discussione, è un fatto scientifico, Ti posso, posso passare tutti i dati dei, dei eh, peer review che, che dicono questo, eh, cioè non è una cosa che sta in discussione. Il fatto che il Big Bang e l'espansione dell'universo è finalmente aggiustato è un fatto scientifico che richiede una, una, una spiegazione. Se non è stato l'intelligenza, cos'era e come, come viene a questa conclusione? Il, lo studio scientifico, probabilità dell'inflazione nella cosmologia quantistica cicli, di Asketan e Sloan del 2011. Dimostra che non c'è una messa a punto dell'inflazione. Come ho spiegato, l'inflazione eh, deve fermarsi e deve fermarsi nella precisione che poi il Big Bang può succedere e, e, e continuare. Se, questo, se questa trans transizione non è messa a punta, Te avrai un big crunch, l'universo non continua l'espansione. Cioè Siamo d'accordo. anche, anche l'inflazione dovrebbe essere finalmente aggiustata e messa a punto. Ma cioè... posso? Sì. Ma il problema è che questo studio dice precisamente che non c'è una possibilità per l'inflazione di essere più breve o più lunga. È come e chiedersi se il fosse come... 4. Sì, ci sono altri studi come di Luke Barnes, un, un articolo del 2012, e lui dice che non esiste nessuna necessità fisica che dice che l'espansione o la, la velocità dell'inflazione dovrebbe avere giustamente quella che ha e che permette che poi continua il Big Bang. Fa questo nella uh, teoria della cosmologia quantistica a loop, um, quantum cosmology? Cinque minuti ancora. Uh, non, non, non ti saprei rispondere su questa domanda. Perché... È un articolo di Luke Barnes che è stato eh, messo nel 2012 e lui eh, specifica il fatto che anche l'espansione eh, deve essere finamente aggiustata e, e, e anche la, 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 la deaccelerazione de alla fine di questa fase deve essere e non, non esiste nessun meccanismo. Che, che, che ditta che deve essere giustamente nel modo che è, è successo, cioè potrebbe essere diverso e se sarebbe diverso, noi non staremo qui. Però se non risponde di, specificamente con il modello della cosmologia quantistica loop, mh, significa che sta trattando semplicemente un'ipotesi diversa. In, in un'altra okay. ipotesi, è più che possibile che non ci siano costrizioni di questo tipo, necessità di questo tipo, la necessità dipende dal modello cosmologico. Ma... Diciamo, pure, diciamo pure che questo modello sarebbe quello che, che dice che non ci sarebbe un'altra possibilità che l'espansione eh, dell'inflazione avrebbe dovuto essere giustamente quella che è stata. Okay. Però allo eh, hai ancora il problema che poi eh, il Big Bang, l'espansione eh, deve seguire sei o sette parametri che non sono ditati per una necessità fisica, potrebbero avere altri valori e se avrebbero altri valori noi, noi non staremo qua. La domanda è come si dimostra che non è una necessità fisica, perché c'è un ampio dibattito nelle scienze, ci sono modelli che prevedono che alcuni di questi siano una necessità fisica in assenza di una dimostrazione conclusiva. Um, che okay. lo, che... Lasciami rispondere adesso su quello che aveva detto Paul Davis Tempo che te, te mi ha interrotto due volte, eh, che risponde giustamente a questa, a questa domanda. Non c'è un, uno straccio di prova che l'universo sia logicamente necessario. Infatti, come teorico, uh, fisico teorico, trovo piuttosto facile immaginare universi alternativi logicamente coerenti e quindi possibile di formare la realtà. Per quanto riguarda le quantità arbitrarie, ricorda che sono completamente indipendenti dalle leggi della natura, sono solo poste come condizioni iniziali su cui poi operano le leggi della natura. Nulla sembra rendere necessarie queste quantità nei valori che hanno. L'avversario del design sta prendendo una linea molto radicale che richiederebbe una sorta di prova una sorta di prova, cioè ma non c'è alcuna prova che queste costanti e quantità siano fisicamente necessarie. Questa alternativa viene presentata come una semplice possibilità e le possibilità costano poco. Quello che stiamo cercando sono probabilità o plausibilità e non c'è semplicemente alcuna prova che le costanti e le quantità siano fisicamente necessarie nel modo in cui in cui questa alternativa immagina. Ma c'è il problema di fondo che non sono io a dover dimostrare che siano necessarie. Sei tu che affermi di avere una soluzione che devi dimostrare che non siano necessarie. Ti trovi? No, però adesso ho un attimino una domanda. Allora, ehm, Otangelo, hai ancora un minuto e venti? Vuoi proseguire con qualcosa o decidi di fermarti qua? No, non posso fermare qua. Ok, allora io resetto e passo la parola a Faber, altrimenti okay, eh, da... è un po' come rubare il tempo, quindi mi... Un po mi... Io però a questo punto ho l'impressione che Otangelo abbia un po' fra frainteso la scaletta perché ha trattato la sua parte di risposta come se fosse una, question, una, sì. una counter examination. Eh, quindi mi viene il sospetto che... Uh, Otangelo, tu non avessi ben capito l'organizzazione a questo punto, direi, um, se vuoi Otangelo, fai un attimo, una, un secondi, i tuoi dieci minuti per um, dare le tue conclusioni, perché altrimenti finisce che, um, come posso dire, non hai questa occasione, onestamente mi seccherebbe solo per un fraintendimento negarti questo tempo ma per dire la verità eh, non sono eh, eh, per me è una novità questo formato diciamo e non, non ne sono eh, che, avevo in, di... intuito quindi se vuoi sì, prenditi sì. comunque c'è stato un fraintendimento per me non è un problema se ti prendi 10 minuti di risposte in più eh, per fare quello che altrimenti avrei cominciato a fare io adesso cioè Um, facciamo così fai tu e così dopo lo fa Otangelo o preferi... preferirei mantenere l'ordine nella scaletta io normal, normalmente io, io sono abituato a un formato che uno fa la, la, la presentazione iniziale mm -hmm. poi la fa l'altra e poi ognuno dei due ha il tempo per rispondere alla presentazione iniziale e poi si comincia un dibattito libero eh, dove, dove ognuno può fare le sue. Collezioni. Sì, noi l'abbiamo reso un pochettino più complicato, eh. Eh, però tenendo conto di altri formati già esistenti. Abbiamo messo la counter examination perché dopo la presentazione iniziale ci sono delle domande da fare, in modo che si possa arrivare a, diciamo, a definire un attimino eh, l'argomento ulteriormente prima di cominciare a fare una discussione. Infatti il dibattito eh, libero lo facciamo dopo, questo, la questione del dibattito formale è proprio per arrivare al dibattito libero nella maniera più completa possibile. Ora... Sì, evidentemente il, il, questo tema che abbiamo scelto è molto molto vasto, eh, anche in due o tre ore non arriviamo neanche a, a, a discutere una frazione del tema. Guarda, eh, Faber ti eh, dà... Cioè, io concordo con lui, ti dà ulteriori dieci minuti se vuoi o se no proseguiamo come eh, da format. Dici tu, vuoi questi dieci? Sì, mi pare che, sì, mi pare che eh, eh, dopo aver fatto le collocazioni iniziali io una risposta eh, su alcuni punti che Faber ha fatto. Eh, eh, allora io sono stato soddisfatto con questo allora se ne volete co continuare eh, io starei d'accordo ok quindi do la parola servizio, no? do la parola a faber si sì, sì, ok ok, la a faber. okay. adesso parte faber e non si può interromperlo eh, se lui ti fa qualche domanda che allora è una questione diversa eh, altrimenti eh, lui, questo è il suo tempo, ogni volta che ognuno ha il suo tempo, questo nella speranza che quando che tornerai eh, per qualche altro argomento comprendi bene, in modo che... Perché in realtà a me sta, a sta piacendo, mi sta interessando molto, mi piacerebbe se tornassi poi. Comunque adesso tocca a Faber, so, è lui che, che ha in mano il bastone del comando. Un, due, tre, prego dieci minuti. Ok, um, allora a me um, pare di capire che um, la domanda di Otangelo si incentri completamente su questa questione, uh, che um, ci sarebbe una coincidenza troppo inspiegabile senza uh, fare appello a un'intelligenza divina. Il problema è che per l'appunto... Qui c'è un'inversione dell'onere della prova. Non sono io a dover dimostrare che non è un'intelligenza divina, è lui che afferma di sapere che c'è un creatore. Eh, quindi è lui che se vuole fare un'inferenza per negazione delle alternative, deve negare le alternative con delle prove. Perché se nega quelle alternative con, senza delle prove non abbiamo nessun motivo di concludere che quelle alternative non siano effettivamente valide. Quindi nel momento in cui ci viene detto non è la necessità, servono non delle argomentazioni che dicano, eh ma non abbiamo motivo di concludere la necessità, perché quello che ci serve sono delle argomentazioni per negare la necessità. Otangelo sta cercando di negare la necessità come alternativa possibile. Se non viene dimostrato che è impossibile la necessità come spiegazione, allora rimane una spiegazione valida. E quindi rimane una spiegazione valida, plausibile, possibile che non ci sia fondamentalmente un problema di cui occuparsi, che queste costanti siano quelle che sono per lo stesso motivo per cui pi greco è quello che è perché non avrebbe in nessun modo potuto essere diversamente um, poi sulla questione che questa non sarebbe una uh, argomentazione un argomento ma di ignoranza siamo una, un dio della lacune dal mio punto di vista lo è nel momento in cui uh, ci si limita a dire ma non sappiamo che è stata la necessità, quindi deve essere stato Dio. Tra l'altro, eh, io capisco che ehm, per Otangelo non sia una, eh, una questione che parte di questo dibattito, quindi capirò se non vorrà trattare la cosa, ma nel momento in cui Dio deve essere considerato come un'alternativa. Bisognerebbe stabilire che questa alternativa è quantomeno possibile. Questo non è stato fatto, non, non abbiamo nessun tipo di evidenza che ci porti a pensare che questa sia una delle alternative sul tavolo. In particolare poi se si vuole fare un'inferenza alla miglior spiegazione, questo tipo di ragionamento richiede che la miglior spiegazione superi un certo grado di probabilità. In altre parole, um, quando nelle scienze in, o in generale nella vita cerchiamo di uh, stabilire quale sia la miglior spiegazione possibile per un qualcosa, dobbiamo sempre e comunque partire da una posizione di ignoranza, di, un, uh, di non sapere come stanno veramente le cose e dover decidere se da questo nostro non sapere abbiamo motivo di passare a dire, ah no, io in questo caso so che è stato questo. Per poterlo fare, almeno nelle scienze, la procedura è quella di stabilire una refutazione dell'ipotesi nulla, cioè del non lo so. Vale a dire che bisogna prendere l'ipotesi del non lo so, metterci vicino un'ipotesi alternativa e dimostrare che l'ipotesi alternativa è significativamente più probabile del non lo so. In questo caso questo non è stato minimamente fatto, ci si è limitato ad asserire, senza neanche dimostrarlo, che la necessità sarebbe da non considerarsi e non è mai stato dimostrato che l'ipotesi Dio, presa da sola, superi la significatività statistica necessaria per poter superare il non lo so, per poter refutare l'ipotesi nulla. Uh, io è per questo che ho chiesto come faceva a sapere... Uh, quale universo avrebbe voluto creare un ipotetico Dio. Perché se non abbiamo questa informazione, non possiamo stabilire qual è la probabilità di, eh, data l'ipotesi Dio, di un'osservazione come quella che ci troviamo davanti. E se non abbiamo questa probabilità, non possiamo metterla a confronto con la probabilità di osservare l'universo così com'è, eh, senza quell'ipotesi aggiuntiva. E se non Cinque possiamo minuti. fare questo confronto, non possiamo dall'altro lato arrivare a dire che quindi abbiamo sufficiente chiarezza um, nella ipotesi Dio da dire che quindi questa è un'ipotesi plausibile più dell'ipotesi nulla, di rifiutare quindi l'ipotesi nulla e di dire quindi sappiamo che Dio è la conclusione più attendibile. Queste sono tutte questioni per me fondamentali, basilari, qualunque ipotesi scientifica deve eh, superare questo tipo di ehm, controlli. Poi ehm, per quanto riguarda il multiverso come alternativa, ora io non l'avevo minimamente nominato, perché eh, molto semplicemente mh, da un lato non ce n'è stato il tempo e dall'altro non la trovo un'argomentazione uh, che sia necessario usare. Ma visto che l'ha nominato Otangelo, io ci tengo a fare una precisazione. Il multiverso non è una ipotesi alternativa, non è una teoria alternativa, è la conseguenza di, una dei di uno dei tanti uh, modelli teorici che si possono usare per uh, um, spiegare l'universo così com'è. Questi modelli teorici che al loro interno hanno questi parametri che, secondo Otangelo, sarebbero finemente uh, disposti su misura per uh, permetterci di vivere. In uno di questi um, modelli, che è la teoria delle stringhe, una delle conclusioni, una delle previsioni che si ottengono è quella di avere un multiverso. Quindi um, il multiverso, mh, in questo senso, mh, non è un'alternativa, è uno dei presupposti, o meglio, una conseguenza di uno dei presupposti. Um, Altra questione è il fatto che um, è stato detto che ci sarebbero le impronte firma di un input e impostazione intelligente. Io vorrei capire dove stanno queste in, firme e impronte che in qualche modo logicamente ci portano a pensare a um, una impostazione intelligente. Perché tutto quello che è stato argomentato fino ad ora è che... La vita richiederebbe un uh, una ristretta configurazione di parametri, ma questo la rende improbabile e bassa. Inoltre, ricordo che non è stata neanche considerata la possibilità di vite di tipi alternativi, quindi potrebbe semplicemente essere che con parametri diversi avremmo forme di vita diverse. Ma dicevo, um, tutto quello che è stato detto è Noi che l'evento le, eh, è improbabile ma improbabile non vuol dire niente, cioè se io prendo un normale mazzo di carte e um, di 52 carte, quelle francesi, e lo mischio, ho una combinazione di quelle carte che è di 1 su 52 fattoriale, il numero è una cosa lunghissima, non, non, non saprei neanche come, come pronunciarlo, um, sare sarebbe 1 su... Um, 8, 81 vingitilioni 158 vingitilioni è, è veramente un paragrafo di numeri così è un, un 8 qualcosa per 10 alla 67 siamo più o meno nel, nel genere di improbabilità di cui parlava Otangelo quindi dovremmo dedurre che ogni singola partita di carte dall'inizio della storia umana è sempre stata Um, predisposta da un baro perché è improbabile non credo che questo sia un modo ragionevole di approcciare un evento solo perché è improbabile uh, improbabile per l'appunto di suo mh, non vuol dire niente uh, ora um, diciamo comunque um, per l'appunto, che arrivassimo a concludere per assurdo che um, la vita sia assolutamente impossibile nell'universo così come uh, lo conosciamo. 20 questo comunque non mostrerebbe l'esistenza di un Dio. L'esistenza di un Dio andrebbe dimostrata in maniera indipendente da questo, uh, sui propri meriti, tra virgolette. E poi eventualmente potremmo uh, cercare di vedere se l'esistenza di un Dio implicherebbe l'esistenza della vita. Vita che tra l'altro a questo punto non sarebbe neanche un miracolo se um, è prodotta dall'universo. Tempo scaduto. Tempo. Ok, ora Otangelo, hai praticamente 5 minuti per fare delle conclusioni finali, per poi dopo aprirti al uh, dibattito libero. Quindi se vuoi fare delle okay. conclusioni fi finali anche su quello che ha detto Faber, puoi farle da questo momento. Prego. Ok, io uh, non, non credo che l'argomento sia eh, eh, un argomento del, delle lacune o dell'ignoranza, e vorrei fare forse un altro sillogismo qui per, per fare l'argomento. Prima l'esistenza di un universo che permette la vita è molto improbabile per il naturalismo e molto probabile per il teismo. Due, un universo formato da mezzi naturalistici. Non guidati avrebbe i suoi parametri impostati in modo casuale e con alta probabilità non ci sarebbe alcun universo. I parametri di messa a punto per il giusto tasso di espansione dell'universo molto probabilmente non sarebbero soddisfatti. In breve, è straordinariamente improbabile che un universo scelto a caso abbia le giuste condizioni per la vita. 3. È probabile che. Che un universo che permetta la vita sia basato sul teismo, poiché un progettista potente e straordinariamente intelligente ha la capacità di preveggenza e la conoscenza di quali parametri, leggi della fisica e condizioni finemente sintonizzate consen consentirebbero un universo che consente la vita. E quattro in termini bayesiani. È più probabile il design piuttosto che il non design. Pertanto, l'inferenza del design è la migliore spiegazione per l'universo finamente eh, sintonizzato. Eh, ritorno alla, al, al discorso della necessità fisica. Ci sono molte costanti che non possono essere previste, ma solo misurate. Ciò, ciò significa che i numeri specifici delle equazioni matematiche che definiscono le leggi della fisica non possono essere derivati da cose più fondamentali sono proprio quello che sono senza ulteriori spiegazioni ma perché è così? nessuno lo sa quello che sappiamo tuttavia è che se questi numeri delle equazioni fossero diversi non saremmo qui un altro esempio è la massa delle particelle fondamentali come le masse dei quarchi che definiscono la massa di protoni e neutroni. Ci sarebbe un numero quasi infinito di possibili combinazioni di quark, ma se i protoni avessero altre combinazioni, ci sarebbero negli atomi non ci sarebbero gli atomi stabili, e noi non ci saremmo qui. Cioè, secondo me, l'argomento che sto usando, un argomento del dio della lacuna, non, 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 è, non è vero. Credo che io stia usando l'argomento bayesiano dell'inferenza alla miglior spiegazione. Poi, in, su, in riguardo sulla eh, eh, ipotesi minuti. nulla, e eh, 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 la, eh, la, metterci un'ipotesi alternativa che è, è migliore nel non, mi pare che l'ho presentata, mi, mi pare che l'intelligenza è una spiegazione migliore che l'accaso. Eh, in riguardo alla, te alla te te teoria delle corde, il problema è che la teoria delle stringhe, o più in generale la teoria che i fisici chiamano te teoria M, sembra consentire un numero molto grande di possibili soluzioni, o come le chiamano i fisici, vacua, come al plurale del vuoto. In effetti ci sono vacua da 10 al 500, un eh, esp numero esponenziale circa è un numero immenso che non so nemmeno come descrivere se non usando la notazione scientifica. È molto più di un Google, o anche di più di un Google, ma è, è, è meno di un Googleplex. Cioè è, una, è una, un numero enorme, cioè secondo me è una cosa estremamente eh, improbabile. Poi in riguardo all'ultimo argomento presentato per Faber, la probabilità che si verifichi un determinato evento dipende da quanti possibili esiti dell'evento ha. Se un evento ha un solo risultato possibile, la probabilità per questo risultato è sempre 1, il 100%. Se c'è più di un risultato possibile, tuttavia, questo, questo cambia. Un semplice esempio è il lancio della moneta. Se lanci una moneta ci sono due possibili risultati, testa e croce. Finché la moneta non è stata manipolata, le probabilità teoriche di entrambi i risultati sono le stesse, sono ugualmente probabili. La somma di tutti i possibili esiti è sempre 1, il 100%, perché è certo che uno dei possibili esiti accadrà. Il numero massimo di possibili interazioni simultanee nell'intero universo oh, è... Angelo, scusa, di puoi di 10... concludere? Sì, eh, e poi, tempo... poi concludo perché... Sarebbe di più di, di due minuti, allora la, passo la parola a Faber. Ok. Faber, conclusioni finali anche per te, eh, preparazione in vista del dibattito libero: tra 3, 2, 1, prego. Allora. Um... Partiamo dalle questioni importanti, cioè dalla questione di se questa argomentazione era o meno un argumentum ad ignoranzia o un dio delle lacune. Otangelo argomenta, no, non è una di queste argomentazioni perché uh, ho usato un'inferenza bayesiana. Beh, in quel caso avrei voluto vedere l'inferenza bayesiana prima uh, della fine del dibattito. Um, tuttavia faccio notare che per l'inferenza bayesiana è necessario, per via di come è fatta la formula, uh, avere un paio di, di grandezze che ci mancano completamente. Innanzitutto, um, e queste grandezze tra l'altro sono contenute nel sillogismo che ha utilizzato. Innanzitutto, uh, la probabilità di un universo che permetta la vita se uh, accettiamo l'ipotesi che ci sia un Dio. Questa probabilità ci è del tutto ignota perché di nuovo non abbiamo la minima idea di cosa vuole un Dio. Um, quindi questa probabilità, per cominciare, ci manca e non possiamo pertanto applicare la formula bayesiana. Uh, un altro dato che ci manca è la probabilità di, um, della vita dati ipotetici universi con parametri variati. Non abbiamo motivo di uh, supporre che in questi universi con parametri variati la vita sarebbe impossibile, al contrario di quello che uh, ci ha detto Tangero. Io ho fatto l'esempio di uno studio scientifico che ha um, studiato la possibilità che manchi completamente una delle forze fondamentali e ha concluso che ci ritroveremmo comunque con uh, nucleosintesi, stelle, pianeti e quant'altro come si fa a dire che in un universo del genere uh, la vita sarebbe impossibile. Uh, poi uh, sa ha detto verso la fine che la probabilità di un evento dipende da quanti sono i risultati possibili. Uh, ma se questo è il discorso, allora quanti sono i risultati possibili per cose come l'inflazione? Beh, ce lo dicono gli studi sci scientifici che ho uh, citato prima. Uh, i risultati possibili sono uno e uno soltanto perché mh, questi parametri non hanno facoltà di variare in quanto sono il risultato di terze cose. Um, altra questione. Um, Otangelo ci ha detto che la N-Theory secondo lui è estremamente improbabile, sottolineo secondo lui. Um, non mi risulta che però abbia... Uh, Pubblicato in letteratura scientifica, le considerazioni che lo spingono a ritenerla improbabile e di sicuro non ce le ha comunicate uh, in quei brevi cinque minuti che ha usato per screditare questa teoria. Al momento è una delle tante opzioni che ci sono, così come è un'opzione la uh, cosmologia uh, a cicli quantistici, semplicemente. Questo campo della cosmologia è un campo relativamente recente, non ha mezzo millennio, eh, ci avrà un secoluce qualcosa dal punto di vista di storia della scienza. Eh, e in base a questo, quindi, non abbiamo ancora una completa certezza su cosa sia una costante, cosa sia una variabile, quale forza eh, derivi da che parametro e così via. Quindi per quanto ne sappiamo, io torno a dirlo, per quanto ne sappiamo la probabilità ehm, di questo universo potrebbe anche essere letteralmente uno, cioè la certezza, una necessità. Non abbiamo modo di escludere questo perché non abbiamo le conoscenze scientifiche per farlo e quelle che abbiamo, come abbiamo visto, non sembrano puntare in una direzione di... Uh, questa coincidenza incredibile di cui ci ha parlato Otangelo perché per l'appunto ci sono letteralmente intere forze del tutto irrilevanti perché non sappiamo la vita che parametri abbia e io sottolineo che su questa questione delle forme di vita alternative Otangelo non l'ha minimamente menzionata in tutto il discorso nonostante sia un problema centrale senza uh, avere questa secondi. definizione Realtà, non è possibile stabilire la probabilità di questo universo di un universo che sostiene la vita, dato il naturalismo, perché ci manca il bersaglio per intenderci. Altra questione è la questione di qual è lo, lo scopo di questo universo. Per, io lo ripeto per quello che ne sappiamo noi: lo, se uno scopo esiste, è quello di produrre il vuoto, i buchi neri. Anche a questo non ha minimamente risposto quindi abbiamo problemi tempo formali tempo scaduto volevo fare un'ultima frase ma vai, ultima frase te la concedo abbiamo problemi formali problemi di merito problemi ehm, sostanzialmente eh, anche nella logica eh, quindi non trovo convincente questa argomentazione per concludere l'esistenza di un creatore ok adesso passiamo al eh, dibattito libero quindi se mi consentite un attimino vorrei partire con un paio di domande e poi dopo ve la potete giocare perché ho già capito che domande dopo non riesco a farvele. Allora la prima domanda, e credo che sia per Faber, ma è, non erano quattro le interazioni fondamentali? Allora, l'interazione elettrica e quella magnetica um, vengono unificate a, a livelli di energia molto molto bassi, quindi tipicamente si tende a menzionarli come un'unica forza. Visto che invece io sono andato a usare le formule della fisica classica, um, diciamo ho ignorato questa unificazione. Però um, succo della cosa, sì, normalmente a livello divulgativo oggi si tende a parlare di quattro. Se vogliamo stare a fare i precisi, in realtà neanche la gravità è una forza vera e propria come tutte le altre, è più un effetto relativistico di distorsione spaziale, quindi non l'avrei dovuto chiamare forza neanche quella. Eh, sono, diciamo, sottigliezze scientifiche. Ok, invece una domanda per Otangelo. Eh, qual è la probabilità, seguendo la sua logica, eh, sua logica, che un essere così complesso da creare tutto sia sempre esistito? E nel caso, cioè, viene rifatta la domanda, un, posta un pochettino meglio. Se, vuole, mh, o se vuoi rispondere a questa, se no, ti provo a, a fare la, quella dopo. Beh, ci sono delle collocazioni che possiamo dire che Dio è necessario. Ovviamente se dico che è necessario, non posso fare delle... delle degli argomenti probabilistici, perciò io una, in realtà uso due argomenti: uno è la presupposizione che Dio è necessario, e l'altra è l'argomento probabilistico. Eh, dipendendo di quale argomento che utilizzo ne vado per l'uno o per l'altro. Se uso eh, Le cinque vie di, di Aquina, allora Dio è necessario, e in questo senso non. Eh, eh, non posso fare un argomento bayesiano se, se, se faccio un argomento probabilistico allora parliamo di una cosa empirica o, 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 o ontologica che sarebbe un arg argomento diverso però io utilizzo i due ok eh... sempre una domanda per Otangelo eh, due alternative, ovvero un universo complesso esiste da sempre oppure un Dio ancora più com complesso dell'universo esiste da sempre. Cosa è più probabile? Beh, io non credo che Dio sia complesso perché Dio è spirito, in questo senso lui non è fatto di parti che, che poi si tornano di un, una, una cosa complessa, come si, è, un, è una singolarità, uno spirito, eh, lui è... è, 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 è il contrario al complesso è, è, non so in italiano come si dice è semplice, no? Ecco, e credo che una mente abbia la, 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 la capacità di idealizzare delle cose di, di, di fare delle cose complesse, però la mente in sé è, è, è una cosa semplice. Ok, ho un commento da parte Desmondo Smondo Rotondo, dopodiché. Eh... Cominciamo a fare un attimino il dibattito. Tra parentesi, comunque Faber te amo. Eh. Esattamente, comunque Faber te amo. Mi spiace, sono sposato. Oh. Adesso eh, inizi possiamo iniziare un attimino. Da cosa volete partire? Volete partire dalle 5 vie di Tommaso D'Aquino? Spero eh, di no, no. Che... ecco perché... No. già dato, già dato. Eh, sì, è, è, è interessante ma già dato eh, non lo so io partirei da un qualcosa di un attimino del tipo possiamo iniziare a definire eh, cos'è una mente perché dovrebbe essere semplice un qualcosa che ha gestito eh, il tutto Uno, in maniera così sicuro che un altro dibattito anche molto lungo conosco un po della letteratura in materia dal punto di vista apologetico ce n'è par per parecchio di tempo penso che anche Otangelo sia preparato in materia quindi potremmo stare a fare un altro dibattito solo su quello Otangelo co correggimi se sbaglio ma io non sono molto molto eh, lettrato in filosofia eh, magari una cosa più superficiale potrebbe anche avere una, una, una... Discussione, però se entriamo in filosofia come è studiata in, in università magari io non io sono laico insomma non, non credo che magari sia all'altezza all o all'altura di, di avere un discorso accademico in, questo, in queste materie ok allora vi propongo io un attimino la questione ehm, sul fatto della, eh, di questa Uh, universo in espansione che dovrebbe essere uh, più moderato, diciamo così, quindi rientra un po' nelle mie competenze. E, um, come ci rientra, per esempio, il discorso della eh, materia oscura o dell'energia oscura perché questo sembrerebbe che faccia da cuscinetto e che mantenga anche un attimino le galassie tutto insieme visto che la forza di gravità teoricamente non dovrebbe essere in grado di farlo è una mh, delle tante cose che stanno eh, discutendo e dibattendo ultimamente quindi Otangelo è possibile che questo discorso possa interferire con il la liberatoria, l'universo in espansione senza freni, una sorta di eh, la autoregolamentazione? La, eh, la verità è che la teoria del Big Bang ha ancora molti eh, punti di interrogazione, delle cose che non sono spiegate, che non si sanno com'è, com e una di queste, queste cose è la materia ne nera. Io come forse vi sorprendete un poco, però io sono un letteralista della Bibbia, io, cre io credo che Dio ab abbia creato un universo maturo che ha l'apparenza di, di essere antico, però che eh, è stato creato più o meno 7.000 anni fa. Eh, e, e se è così, eh, questo spiegherebbe eh, tutti questi problemi che la scienza non ne ha ancora una risposta. Uh. Qui a questo punto perché non credere che l'universo è stato creato cinque minuti fa? Eh beh, io, io, io ho due basi di, di, diciamo di, di, eh, di posizionamento, di, di formare un posizionamento. Uno è la Bibbia che secondo me è la rivelazione di Dio e l'altra è la scienza. E se la Bibbia mi dice che Dio l'ha creato più o meno 7000 fa, anni fa, eh, io lo prendo questo in, in fede. Quindi eh, su questa questione non, non ti basi su evidenze, diciamo razionali, è solo una posizione di fede. Sì. Ok. Però e dal, dal punto suo di punto vista... di vista, vorrei fare io un attimino l'avvocato del diavolo, perché eh, dal suo punto di vista, in realtà anche tu stai facendo un ragionamento di fede, tu hai delle prove effettivamente tangibili che un essere superiore è. E estremamente competente, non abbia creato l'universo così com'è 7.000 anni fa. Mettendo anche tutti quanti i vari tasselli, tipo i dinosauri di qualche milione di anni fa o tutte queste cose, eh, puoi effettivamente concepire, anzi provare che non sia una simulazione creata ad hoc? Lo puoi fare? Hai una effettiva possibilità di farlo? Mm, no ma per il rasoio di Occam è un'ipotesi del tutto gratuita quello è il problema possiamo fare le stesse identiche previsioni con e senza questa ipotesi quindi è un'aggiunta del tutto gratuita um, tanto varrebbe aggiungere delle fate in un giardino e concludere che sono invisibili um, come posso dire il L'idea del rasoio di Occam alla radice è che esistono infinite ipotesi inutili e aggiuntive che noi possiamo aggiungere di volta in volta, uh, ipotesi del tutto infalsificabili, letteralmente infinite. Eh, possiamo inventarci un dio, possiamo inventarcene dodici, possiamo inventarci i fantasmi, possiamo inventarci la magia... Uh, possiamo inventarci degli alieni, ci possiamo inventare letteralmente qualunque cosa e stare qui uh, fino alla notte dei tempi uh, solo ad elencare ipotesi aggiuntive inutili e infinite. F figuriamoci poi la combinazione di tutte queste ipotesi uh, inutili e aggiuntive infinite. Però non avremo nessun motivo di um, preferirne una sulle altre, mentre invece abbiamo motivo di preferire l'ipotesi che ha. Che è priva di ipotesi inutili e aggiuntive. Qual è questo motivo? È che a mano a mano che aggiungiamo ipotesi inutili, statisticamente ne staremo aggiungendo di false. Quindi, ogni ipotesi inutile, per quanto ne sappiamo noi, statisticamente ha una certa probabilità di essere falsa. L'ipotesi con la minor quantità di queste ipotesi inutili, quindi, sarà quella che avrà la maggior probabilità di essere vera. Ma io su Occam's Razor sto d'accordo, Faber. Solo che io dico che te, 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 te li puoi togliere quelle che non sono necessarie, però non ne puoi togliere troppo. Se poi c'è bisogno di un agente e lo togli, poi non hai più la possibilità di creare qualcosa. E questa è una domanda che io la faccio molto regolarmente agli atei: io gli domando se Dio non esiste, con quale meccanismo lo vorrei? Sostituire a Dio in modo di spiegare la nostra esistenza. Io finora non ho visto mai una risposta ragionevole a questa domanda. Uh, ma perché Dio dovrebbe spiegare la nostra esistenza? Se no, non ci sarebbe nessun perché, se no, non ci sarebbe nessun meccanismo perché, per spiegare perché noi stiamo no, no, qua. Non, non hai capito la questione. Um, tu dici che con Dio possiamo spiegare la nostra esistenza. Giusto? Sì. Sì. Io dico che non è vero. Perché per spiegare la nostra esistenza con Dio dobbiamo prima spiegare l'esistenza di Dio. Beh, io lo dico così: Dio è un. un eh, non sappiamo dire perché Dio esiste invece di non esistere, non so spiegare perché lui sia eterno invece di. di eh, perché, lo, perché lui esiste, questo lo prendo in fede. Però Quindi non hai una spiegazione alla nostra esistenza immaginando noi... Dio, perché se non hai una spiegazione per Dio, fondamentalmente stai soltanto spostando il problema di un passo. No, perché prima eh, eh, qualcosa non può venire del, del niente: del, scusa, del questo ti l'ha stabilito. Niente. È la logica. Il niente eh, è il contrario. nella logica del non qualcosa. ci sono teoremi del genere. Che cosa è niente per te? Il Niente filosofico, io non uso quella categoria nei miei ragionamenti, quindi me lo devi definire okay, tu. Cosa allora, è per te? Cosa è il contrario del qualcosa? Non so cosa intendi con contrario in questo contesto. Allora, nel, nel mio, nel sì, mio ti intendimento... faccio un esempio per farti capire. Se io ti dico il contrario di 2 è meno 2. Ok, in, quel, in questo contesto io so dare un contrario. Oppure uh, il contrario del bianco è il nero nel contesto dei colori. Anche in questo contesto ti so dare un contrario. Ma nel contesto del qualcosa io non ho un panorama di riferimento in base al quale stabilire un contrario. Per me il contrario del qualcosa è il niente, è l'ausenza eh. di qualsiasi cosa. Uh, ok, allora um, su questo so già che c'è una possibilità di equivoco, quindi uh, comincio a dire le due possibilità e magari mi dici quale intendi, uh, con assenza di qualsiasi cosa... Solo se... per interromperti, stiamo in un, di... in un discorso completamente diverso del, del tema eh, del, del messo a punto dell'universo, non so se... Da eh, voi sì, questo è... è vero. Se, se, per me va bene, possiamo anche discutere su altri, altri temi, non, non c'è assolutamente nessun problema. Effettivamente preferirei che ci concentrassimo sulla, sul tema. Preferirei anche io. Ok, allora ritorniamo uh, al, al... Però cosa. se volete uh, tirare fuori un altro tema, lo segno no, qui uh, uh, <ride> in disparte e facciamo un'altra live. Sennò se no, se... Se ci concentriamo Comunque, sul tema, sì. Sì, io avrei una domanda per Otangelo con cui magari possiamo partire questa altra fase di discussione. Uh, in particolare sul, uh, sul fatto che tu vuoi indassire la cosa come un argomento bayesiano. Ora, um, che io ricordi la formula di Bayes uh, richiede di avere dei, delle certe probabilità e da queste ne possiamo derivare delle altre. Ora, quelle che vogliamo derivare, se ho capito bene, sono la probabilità che esista un Dio contro la probabilità che non esista un Dio e poi confrontarle. È corretto? Beh, io vorrei dire, forse per semplici, sem, semplificare un po' una grande distinzione che possiamo fare tra le due ipotesi eh, concorrenti, è che in una Dio è intelligente e nell'altra ipotesi. Intelligenza non esiste, ok? Cioè io nel faccio senso che non esiste coso... una intelligenza divina? No, io dico che da una parte esiste un Dio che tra una delle facoltà è intelligente, mm -hmm. e nell'altra ipotesi dove eh, si, si esclude Dio, anche non esiste intelligenza. Scusami, ma quando dici non esiste intelligenza, intendi anche quella umana per intenderci? No, no, no. Io sto parlando di, eh, dello stato eh, per eh, iniziare l'universo, per creare l'universo. Cioè, eh, la mia. Eh, la, la scintilla d'inizio che... praticamente. Cioè, eh, se c'è ecco, Dio, è che... la scintilla. Tipo quando si accende la macchina. Ecco, io dico okay. che all'inizio di tutto esist, eh, esiste un Dio eterno, non creato, intelligente, potente, cosciente. È, 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 è come meccanismo per creare l'universo l'altra ipotesi è che questo Dio non esiste e Ok, ovviamente anche non esiste l'intelligenza okay? e quindi allora, non c'è la scintilla di nell inizio okay. nell'ipotesi Dio esiste intelligenza come un ingrediente per creare l'universo e, e il messo a punto fino dell'universo nell'altra sì, no. ipotesi questa intelligenza non esiste per trattare questa argomentazione in maniera bayesiana chiamiamo D questa ipotesi e non D la sua negazione, poi dovresti confrontare la probabilità di D con la probabilità di non D. Certo. è questa l'argomentazione bayesiana sì. che vuoi fare, no? Sì, allora io okay. basicamente dico questo: noi, nella nostra propria esperienza come esseri intelligenti, abbiamo la possibilità di, di vedere, di fare un oggetto per una. Eh, per, un, per una ragione, per un motivo e sappiamo cosa c'è bisogno per fare questo oggetto e forse tra altre cose c'è bisogno che si metta a punto certe cose in modo che questo oggetto può essere fatto allora Ma... io ho la previsione mm -hmm. di, di creare questo oggetto mettendo a punto certe cose in modo che questo oggetto è fatto però... Eh, All'altro alla, come, come contrasto c'è la non intelligenza e io non so di nessun eh, 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 di esempio dove la non intelligenza sarebbe eh, eh, capace di mettere a punto una cosa per un motivo specifico. Allora, ne posso fare veramente parecchi di esempi di questo tipo. In generale, ogni qualvolta abbiamo una situazione dove c'è un um, incremento di entropia localizzato per via di un trasferimento di energia, um, quello che si genera sono delle, quelle che vengono chiamate in termodinamica strutture dissipative, che sono strutture che um, svolgono un. Um, un, non voglio dire una funzione perché per l'appunto sembra che uh, si parla di piani, ma uh, uh, hanno degli effetti molto specifici, ecco, um, e uh, a produrle non è un uh, qualche tipo di pianificazione, ma semplicemente la risultante di queste uh, leggi termodinamiche. Come esempi, um, se ne possono fare tantissimi, uno molto familiare per tutti gli italiani, è che quando si bolle la pasta nell'acqua ci sono quelli che vengono chiamati i moti di convezione, eh, che sono dei movimenti dell all'interno della pentola molto ben organizzati eh, che portano l'acqua riscaldata e, e poi il vapore durante l'ebollizione dal basso verso l'alto della pentola. Um, nella chat vedo Giuseppe Mazzola che uh, ci fa come esempio il vento e il tornado. Il tornado per esempio è un moto molto organizzato, molto preciso di uh, grandi masse gassose, determinato da cosa? Soltanto da questo tipo di um, effetti termodinamici che uh, ti stavo dicendo. Um, poi abbiamo per come altro esempio che si può fare strutture dissipative del calore, um, come... Um, Uh, in certi materiali si formano delle corrugazioni molto ordinate, alcune sono perfettamente circolari, per esempio. Um, un altro fenomeno di questo tipo uh, può essere la comparsa di correnti spontanee nella, nei superconduttori. Quando uno sembra un superconduttore non sta lì a cercare di creare una corrente, però semplicemente il cambiamento dell'ambiente elettromagnetico finisce con il predisporre delle condizioni nelle quali spontaneamente va a generarsi una corrente elettrica. Dicevo, ci sono tantissimi esempi di questo tipo, sì, che magari te. Sì, ma magari te ti ricordi del, ehm, dell'esempio di Pelley che, che diceva: Se io vado a una spiaggia, io vedo uh, l'orologiaio, l'orologiaio. Eh, io so immediatamente che l'orologio è stato fatto per una persona intelligente questo perché infatti... noi abbiamo esperienza specificamente degli orologi e riconosciamo le caratteristiche dell'artigianato umano ecco ecco ma lui ti faccio un esempio intanto... se tu su una spiaggia trovi un reattore nucleare letteralmente un sistema con dell'uranio che in dei cicli alternati Um, arriva a produrre energia, poi viene raffreddato da dell'acqua e poi ricomincia questo ciclo continuamente. Una cosa del genere tu diresti che richiede un progettista? Io vorrei ritornare e rimanere un attimino sull'orologiaio e sul, sull'orologio trovato alla spiaggia è interessante che Pele eh, aveva fatto questa analogia giustamente in riguardo al, eh, all'universo cioè eh, L'avevo comparato un attimino solo, l'hai detto non L'avevo fatto eh, come comparazione e analogia sull'universo. Okay? Allora, cosa interessante è che possiamo comparare in un certo modo eh, eh, l'universo come un orologio che è, è, è stato aggiustato messo a punto con una specifica funzione, cioè di creare la vita. Perché tutti questi, questi elementi che, che cominciano con l'aggiusto la, la, del Big Bang, eh, con gli atomi, con le forze basiche, eccetera, eccetera, anche la Terra, ci sono più di, di 200 eh, eh, messi a punto e eh, bisogni per avere la Terra, si potrebbe dire che sarebbe come un orologio che ha tutti gli ingredienti i pezzettini che sono messi a punto e che nell'ingranaggio hanno questa funzione specifica di dar, darci l'orario è la stessa cosa con l'universo che possiamo dire ci sono bisogno di tutti questi messi a punti in modo che abbiamo un universo che permette la vita uh, come ti dicevo io la trovo una pessima analogia per il semplice fatto che quello che ci colpisce del, dell'orologio che ci fa capire che eh, di fattura umana è per l'appunto la sua fattura, il fatto che ha delle superfici lisce, che riconosciamo le caratteristiche di prodotti che abbiamo visto innumerevoli volte nella nostra vita. Per questo lo trovo una cattiva analogia. Um, e non mi hai risposto poi se um, tu ritieni che un reattore nucleare sarebbe uh, qualcosa di... Che, che pure dire sì, sì se lo troviamo per, uh, sulla spiaggia, è certo che l'ha creato qualcuno. Ma io credo proprio di sì. Se vedi un reattore nucleare, eh, immediatamente, anche intuitivamente puoi dire è stato fatto da qualcuno. Eh, però in natura abbiamo trovato dei um, reattori nucleari naturali. Uh, specificamente, um, cioè. Ce n'è uno che è stato scoperto a Oklo uh, in Gabon uh, da un, um, dal fisico francese um, Francis Perrin nel 1972. Allora ti faccio un'altra analogia: noi sappiamo che per fare un orologio, anche nel 1800, quando Pelley ha fatto questa analogia, eh, prima si doveva fare il disegno con eh, le misure precise del, dell'orologio, con tutti i pezzettini individualizzati, con eh, tutto quello che era bisogno, l'avevano messo prima sul, eh, sulla carta e poi in base di quel progetto l'orologiaio era riuscito a farlo, i pezzettini individuali, e poi c'era anche l'istruzione come metterlo in, assieme per avere l'orologio. Ci stiamo? Ok. Questa è un'analogia... Eh, eh, che mi pare che è molto appropriata in riguardo a quello che vediamo nella vita. Allora la, la domanda hai è questa. È stato da qualche parte il piano, il progetto dell'universo scritto? No, ma io vorrei, vorrei venire a un altro eh, a, eh, eh, tema, poi, però prima di, 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 di venire a questo, io vorrei domandarti se te vedi un piano, un, un, una pianta o un, un disegno che ti mette, ti mette a punto tutti i particolari per fare un orologio e poi l'istruzione, come metterlo assieme. Quando te vedi queste istruzioni e te non sai chi l'ha fatto questo, è più ragionevole di pensare che è stato un progettista, qualcuno che sa come fare un orologio, o sarebbe più probabile che è stato l'accaso di mettere questo progetto uh, sul... Uh, ma esattamente come per l'orologio, io ho visto vari piani di varie cose nella mia esperienza, quindi li riconosco come un qualcosa prodotto da umani. Ok, allora sareste d'accordo che un piano, un progetto, sempre viene di una mente intelligente, giusto? Uh, no, sto dicendo che la, avendo esperienza di numerosi oggetti di questo tipo, se ne vedessi un centomilleunesimo, il mio istinto sarebbe di riconoscerlo come appartenente alla categoria che ho già visto, ma questo non che significa sarebbe, che sia che impossibile, il contrario, cioè, sì, però puoi fare un, un, una, una, un calcolo statistico, e mi pare che stiamo d'accordo. No, per fare un calcolo che... statistico avrei bisogno di delle probabilità di cui, da cui partire. Probabilità che non possiamo conoscere. Dovremmo sapere, per esempio, il numero totale di progetti esistenti nell'universo indipendentemente da se sono stati prodotti o meno da una mente umana. Noi non abbiamo questo numero. Eh, io vorrei, forse possiamo semplificare le cose. Se questo piano, per esempio, sarebbe eh, un numero che cominci da 1 fino a 500, 1, 2, 3, 4 fino a 500, ok? E ogni, in ogni, ogni numero ti avresti 20 numeri possibili per mettere il numero corretto. cioè il numero 1, per esempio, avresti dal 1 al 20, 20 numeri che potresti mettere nella posizione, nella prima posizione, nella seconda posizione sarebbe sempre 20 possibili numeri per metterlo nella seconda posizione. Eh, 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 nel numero 3, la stessa cosa, e c'hai. Un numero di, che va da 1 a 500, 1, 2, 3, 4, 5, 500. Um, ok, quindi 500, cin, no, sì. Um, 20 alla 500 combinazioni possibili? Sì, 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 sì. Okay. O per metterlo più facile, diciamo solo 5 sì, numeri, 1, 2, 3, 4, 5. In ogni posizione c'hai 20, c'hai 20 posizioni possibili da scegliere. ok. Cosa Allora, allora cioè, cioè, io arrivo che, che facce, avendo questa situazione noi possiamo fare una quantificazione della probabilità, ok? Eh, dipende. Um, le, i, I numeri in questione eh, sappiamo che hanno tutti la stessa probabilità o no? Sì. Eh, questo però non lo sappiamo per, per le costanti dell'universo. Ma te, no, io adesso solo per farti... Un okay. esempio, te, te, uh, in quel caso i numeri sì, okay. hanno tutti la stessa probabilità, allora sì. la possibilità di una specifica combinazione sarà um, uh, 20 alla 500 in un caso e uh, 5 alla 20 nell'altro, non mi ricordo ora esattamente le cifre che hai dato, e il 5 per, eh, per il 20. È corretto? Quindi... Sì, allora, io ti sto a dire che facendo così noi possiamo avere una quantificazione della probabilità, ok? Forse l'universo non sia un modo adatto per eh, esemplificare a quello che voglio arrivare, però l'informazione nel DNA lo sarebbe. No, perché l'informazione nel DNA sappiamo da dove esce, esce dalla, dalla selezione naturale e, dal, e dalla mutazione. Da, cioè, dal processo eh, non lo evolutivo. sappiamo perché no, lo per sappiamo. avere la prima vita, no, no, no. Fa, per avere la prima vita non c'era la selezione naturale, non c'era l'evoluzione ma la prima vita poteva avere, avere... Già un, un, un codice genetico del tutto casuale. E come lo sai questo? perché ci sono gli esperimenti del dottor Ciostac, premio Nobel per la Chimica, il quale um, ha um, prodotto delle protocellule ricostruendo l'ambiente prebiotico sulla Terra um, e uh, nelle protocellule che sono state prodotte nei suoi esperimenti, uh, sostanzialmente si tratta di delle uh, piccole microscopiche pellicole di lipidi che al loro interno assorbono del... Um, della, dei nucleotidi, eh, che, i quali danno un vantaggio o uno svantaggio alla sopravvivenza eh, della protocellula in questione semplicemente in base alla loro quantità, eh, non alla loro, alla loro specifica configurazione. La riproduzione di, questi, um, di queste protocellule avviene eh, in una maniera molto semplice e quando crescono troppo si suddividono. Um, L'ereditarietà ovviamente ehm, intesa come eh, replicazione del, dell'RNA all'interno della protocellula sarebbe un grosso vantaggio competitivo tra protocellule di questo tipo, eh, visto che ehm, tra di loro... Nel momento in cui entrano a contatto, quella con la maggior tensione interna tende ad assorbire, scusate, tensione superficiale tende ad assorbire um, membrana da, da quella uh, con una tensione minore, e a dare questa tensione è proprio la quantità di uh, nucleotidi contenuti all'interno della vescicola. Quindi, um, c'è già un sistema con uh, nutrizione, riproduzione e uh, vantaggi con, competitivi uh, senza avere uno specifico codice genetico. C'è allora, una, avere... una domanda, se, perciò, se vuoi rispondere, fare qualche obiezione, dopo se vi potete fermare un attimino che voglio fare questa domanda. Va bene. S Scusate l'interruzione, sì, su... rispondi. Sì, siamo partiti un'altra volta per un, un, un tema completamente diverso del, di quello che abbiamo proposto, però eh, per me l'origine della vita e l'informazione in, in biologia sono dei assunti molto interessanti che vi propongo di averne un discorso, un dibattito separato se, se c'è questo interesse. Però eh, per spiegare dove voglio arrivare. Eh, la vita più semplice che noi conosciamo è una batteria, oggi che esiste, che si chiama Pelagibacter. Ubic. Questa bacteria ha 1,3 milioni di, di nucleotidi, il DNA. E questo è già un, è un numero enorme. Normalmente, come la forma più semplice, eh, si dice che è, è un micoplasma, però anche il micoplasma ha 500.000 nucleotidi e lui gli, gli aminoacidi per fare le proteine li prende del. del del host cioè un, un simbionte cioè deve, deve, deve esistere dentro il corpo umano in modo di poter nutrirsi e avere la nutrizione degli aminoacidi invece il Pelagibacter bactrobe è una batteria che vive liberamente nel, negli oceani e, e, e riesce a metabolizzare tutti i 20 aminoacidi necessari per fare le proteine allora noi abbiamo già qui un eh, organismo estremamente complesso Okay? E io mi ho riferito alle 20 posizioni eh, per riferire al, ai 20 aminoacidi che sono usati nella vita per fare le proteine. E se te sai quante posizioni possibili che ci sono per ogni posizione in una, una proteina nella, nella polimerizzazione degli aminoacidi, te puoi fare una, una calcolazione statistica in modo di avere solo una, una, una proteina con 100 aminoacidi che è re relativamente piccola, la probab probabilità è già nel, nel 1 al 10 al 130. Scusami, che è ma assolutamente. Per... Fuori quando del, ho potuto, sapevamo qual era la probabilità di, di una specifica lettera, cioè di uno specifico numero. Eh, ti avevo detto che diciamo che... il numero uno, ci sarebbero 20 possibilità, eh, ci sarebbe sì. un'analogia cioè, a 20 aminoacidi in ogni posizione della proteina. Ma nella proteina non è la stessa per tutti perché la proteina non compare in maniera casuale, compare seguendo le leggi della chimica e della fisica. No, Questo no. altera la probabilità no. di, un, di, un no. di un aminoacido piuttosto che un altro. No, no, ti sbagli Fabio. Scusami, la, la, la... vuoi dirmi che una molecola non segue le leggi della fisica e della chimica? No, lasciami spiegarti. La, la costruzione delle proteine è fatta per il ribosoma e l'aggiuntamento di un amiso, aminoacido all'altro è dittato per il codice genetico e per la sequenza di nucleotidi nel DNA. Questa sequenza di nucleotidi nel DNA è completamente libera perché se sarebbe costretta a una necessità fisica allora non ci sarebbe la possibilità di fare tutte le possibili proteine che non esistono. È, eh, non nelle è cellule. assolutamente vero che sia completamente libera per il semplice motivo che ci sono le pressioni della selezione naturale per esempio non esistiva all'inizio del, del, del per, per fare la prima cellula non, non esistiva la selezione naturale la selezione naturale detto, comincia scusami, con la io, replicazione ti il del, no senti l'evoluzione e la selezionale naturale, naturale comincia con la replicazione del DNA la replicazione del DNA ancora non esistiva no, con comincia con la replicazione stiamo... del primo replicatore che non era necessariamente basato sul DNA per esempio, l'ipotesi seguita da Shostak è che è quella del mondo ad RNA, che è una molecola molto più semplice, che attraverso si assembla che, anche da scuola. Che... Questo, ok, sì, però vi mondo... siete fermati prima su questa argomentazione perché avete de detto che si era andava fuori, sì, fuori tema, ehm... per quindi vi interrompo un attimino perché c'è questa domanda che è un pochettino interessante. Ma se Dio ha creato un universo infinito per far abitare l'uomo su un'infima zolla di terra, non poteva creare un universo più ridotto? Che significato ha tutto questo immenso spazio quando la cosa più importante è la vita su questa microscopica parte dell'universo? Poche parole, Penso perché c'è tutto questo lo... stato? Sì, mm, se vuoi rispondere tu non c'era. Era una domanda senza un interlocutore preciso. Quindi, se volete dare una risposta, Sì, esiste una risposta di Martin Rees che risponde a questo: perché l'universo è grande nel modo come è, e dice che se sarebbe più piccolo, non sarebbe possibile di svilupparsi vita sulla Terra. Adesso Scusa, no, tu non no. dici che l'universo è stato creato così come 7.000 anni fa? Eh, ti, ti sto a dire che questa è una risposta di Martin Rees riguardo a questa domanda eh, che sembra che ci esista una necessità che l'universo ha la grandezza che ha. Quindi Dio non avrebbe potuto fare un miracolo e crearne uno più piccolo? Ma io credo che Dio non possa fa, fa, fare qualsiasi cosa. La sua omnipotenza eh, eh, non, non significa che lui può, può fare qualsiasi cosa come creare un, eh, un rotondo eh, quadrato o dire una bugia e la verità allo stesso tempo, o fare delle cose eh, che sono illogiche. Dio non può fare qualsiasi cosa e lui può fare tutto quello che sia possibile. Allora, se non è possibile di creare un universo più piccolo, Dio neanche non ne sarà capace. Ma nel momento in cui si tratta di far esistere un sistema più piccolo, si sarebbe tranquillamente potuto creare un, soltanto il sistema solare senza tutto il resto, ehm, e creandolo all'improvviso, sto dicendo, non facendolo sviluppare gradualmente da Nebulose cose del genere, creandolo direttamente, non ci sarebbe stato alcun problema, non ci sarebbe stato un rischio di collassi o cose del genere. Sì, magari si sarebbe fisicamente possibile, Dio eh, l'avrebbe potuto fare, se non l'ha fatto, avrò avuto le sue ragioni magari per mostrare la sua potenza. Eh, questo però ci riporta alla questione dell'argomento dell bayesiano. Se noi non sappiamo cosa aspettarci da un Dio, come facciamo a dire che un universo come quello che osserviamo è più probabile o è altamente probabile data l'ipotesi di un Dio? Un Dio avrebbe potuto creare eh, qualsiasi genere di universo immaginabile che supporti la vita. Eh noi arriviamo a una domanda che in realtà è una domanda su una domanda, cioè il motivo per quale Dio ha creato l'universo e l'ha fatto nella dimensione che l'ha fatta, eh, sarebbe una, 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 una questione filosofica, però non necessariamente attrellata alla domanda se, eh, cosa è più probabile che il nostro universo esiste con un Dio o senza Dio. No, è per la, se vuoi fare un'argomentazione bayesiana, invece è proprio necessaria, perché la formula di Bayes richiede di poter dare la probabilità della cosa osservata data l'ipotesi se eh, come non ho detto hai prima, probabilità io faccio, io faccio, eh, come ho detto prima eh, Faber, io faccio semplicemente la comparazione tra un meccanismo che è intelligente e l'altro meccanismo che non c'è in, sì, questo la ingrediente con che una, è l'intelligenza è, 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 no, è questo giustamente che sto a dire F usando bias te puoi comparare un meccanismo che è intelligente a uno che non è intelligente il meccanismo che è intelligente la probabilità che lui può eh, aggiustare un universo in modo che esista la vita è uno perché noi sappiamo come essere intelligenti che abbiamo le capacità di eh, mettere a punto certe cose in modo che funzionano che abbiano un funzionamento in, qua, in quanto comparando a un meccanismo che non è intelligente normalmente eh, il risultato sì. è il caos però ci sono allora... un paio di questioni scusa se ti interrompo Fabio perché mh, mh, stanno passando tante cose eh, sulla chat c'è un, una questione che incomincia a essere un pochettino interessante ovvero eh, questo ragionamento si riferiva no, scusami, prima vorrei, vorrei un attimo dire questa cosa perché um, vorrei che sia chiaro il problema che ho con questa risposta che ha dato l'argomentazione bayesiana è un'argomentazione matematica, c'è cioè un teorema di bias che uh, dice testualmente probabilità di A dato B è uguale a probabilità di B dato A per probabilità di A, tutto fratto probabilità di B. Questa è matematica. Sì. Non possiamo Pensare semplicemente, con, sì, sì. Non possiamo semplicemente ridurla, a, scusami, non possiamo semplicemente ridurla a un confronto tra PDA e PDB, cioè probabilità eh, con dio e probabilità senza dio. Abbiamo bisogno di degli altri numeri per fare questo confronto se questi altri numeri non ce li abbiamo la, il calcolo non lo possiamo fare cioè, questa è matematica non è una chiacchiera praticamente una è, è come voler trovare l'area di un cerchio senza raggio eh, sì senza raggio senza circonferenza sì. senza le questioni di base Ok, va bene, eh, però c'è la che. Parlava. Posso rispondere un attimino? Posso rispondere un attimino, però io i dati noi li abbiamo, noi sappiamo le probabilità eh, per l'espansione dell'universo. Hai per bisogno del fosse, fosse dei numeri base, che ti serve che... è quello che mi hai appena detto che non si può avere, e cioè la probabilità dell'universo con la vita dentro, come lo osserviamo, data l'ipotesi di Dio, cioè. Quanto sia probabile che questo Dio crei esattamente questo tipo di universo? Questo mi ha detto che non lo sappiamo. Sì, noi non sappiamo effettivamente qual è il raggio di possibilità per Dio, per un'intelligenza a fare degli universi, e allora eh, non che, si può usare che... la formula di bias perché manca un numero che serve. Eh. Vedi quello che voglio dire? Se noi parliamo del nostro universo, noi possiamo fare questo calcolo perché abbiamo i numeri. Allora noi possiamo fare una comparazione tra un meccanismo intelligente che la probabilità è 1 perché l'intelligenza è capibile, sappiamo che può eh, mettere a punto certe cose per un proposito, in quanto il caos o la non intelligenza non, ha, non sappiamo di avere questa eh, capacità però Insomma, possiamo utilizzare, prima, no, no, lasciami, finire un attimino, lasciami finire un attimino, però possiamo fare un calcolo probabilistico in riguardo quale sarebbe la probabilità che una non intelligenza avrebbe messo a punto il Big Bang e tutto il resto, perché i numeri ce li abbiamo. Ma non puoi fare il confronto alla fine se non hai anche il numero della probabilità di questo universo così fatto, dato, data l'ipotesi di io, ti servono tutti diverso. e due questi numeri, non puoi usarne soltanto uno dei due e l'altro lasciarlo appeso Allora, se è no, un, è un, discorso, è un diverso, discorso diverso, se è un discorso diverso, mh, va bene. Non si può, però, utilizzare la, la formula matematica di Bias, in poche parole, si se non utilizzare. arrivate, noi in realtà. Noi, no, parliamo solo noi parliamo solo del nostro universo. Sì ma se ti serve anche l'altro è... universo e quello che sta cercando di spiegare eh, è una comparazione è un po' come dire che 2 più 2 fa 4. Eh, se tu non metti, se tu metti solo 2 più e non metti il resto non puoi sapere cos'è. Ti trovi un più, un uguale e non sai qual è la risposta. Il problema è questo esatto, cioè, manca un dato uno, fondamentale per... Dire l'altro numero è il 2. Esatto. A noi Oppure mancano praticamente... anche il 2 per dire che l'altro numero è il 4 ma eh... se non hai... E tra e almeno uno dei due l'equazione non si risolve, que e questo e, perché hai preso appunto un'equazione un matematica che richiede X, X fattori, e tu eh, questi X fattori non li puoi dare su tua stessa missione. Quindi non, mh, se vuoi fare un discorso diverso va benissimo. però qui ci stiamo incartando, perciò e la questione è, è sto, a capire, sto a capire il punto che stai a dire e, e io eh, eh, sto di accordo con te mm, perfetto sto di con te. quindi mh, non utilizziamo quella formula matematica perché mh, no e dopo di che c'era il discorso del ragionamento eh, sul forse fatto per, che Dio ha creato arrivo, sì, sto... forse per, crea per, 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 per eh, farmi capire un po' meglio è possibile che Dio, e io anzi lo credo questo, sia capabile, capace con l'intelligenza che ha, che è fuori di quello che riusciamo a capire, di fare dei mondi che sono completamente diversi del nostro mondo. Tanto che la Bibbia scrive di, de, eh, di, di, de, del cielo eh, che è come un, un, un mondo reale, insomma, però esiste in una dimensione che noi non possiamo avere l'accesso, però se stiamo a parlando... Guarda, del su questo ti, fisico... ti dico che questo, questo, su questo eh, l'avevamo capito, c'era solo la Va. questione del fatto che non poteva essere abbinato a una formula matematica, perché quella è un'ipotesi senza... Okay. Però tu prima stavi okay. parlando che Dio ha creato secondo la logica, e... giusto? Quindi ha, aveva, ha praticamente dei paletti per cui aveva creato l'universo questo è quello che è stato detto prima, e Fidel domanda, eh, questo ragionamento è interessante, più che domanda, fa questa considerazione, portato alle estreme conseguenze, se Dio è costretto dalla logica, eh, Dio alla fine non può fare nulla, perché tutto quello che può fare è ciò che c'è sopra a Dio. Che è la stessa identica cosa che viene domandata dal Santo, praticamente che la esprime proprio con la domanda: ma se faccio Dio può fare solo no, ti faccio una domanda proprio: ma se Dio sì. può fare solo ciò che la logica permette, significa che la logica è qualcosa superiore a Dio che può limitarlo quindi non sarebbe onnipotente, è una giusta osservazione, sì, io non credo che, Dio... che l'onnipotenza significa che Dio possa fare, fare... Qualsiasi cosa, io credo che il, il pensamento è, è sommesso alla logica, non possiamo ragionare senza la logica, perciò è una cosa che anche Dio è costretto a utilizzare la logica per poter creare, per fare, per dire, per esistere, insomma. Mi viene da, um, mm. la curiosità di chiedere, quindi... Um, no, vabbè, Rimarrai è in discorso, tema? No, di no. no è infatti, è <ride> okay. un altro discorso. <ride> um, ok, però a questo punto, uh, per restare nel tema, uh, Otangelo, tu prima mi avevi detto che um, la, la tua argomentazione non era... Una, un dio delle lacune non era un argomento ma di ma perché è uh, un argomento bayesiano. Ma adesso sì. mi pare che ci siamo chiariti sul fatto che per poter fare un argomento bayesiano ti serve quel dato che tu mi hai detto che non abbiamo. No, ti... no, non ho detto che non l'abbiamo, ho detto che ce l'abbiamo. Sono stato chiaro. Sì, scusami, il sono dato è stato chiaro. Mi, mi pare che, che, che sono riuscito a chiarire quello che stavo a dire, che se stiamo a parlare di mondi... Eh, eh, completamente diversi credo che sia possibile però se stiamo a parlare del nostro mondo fisico esistono dei parametri che devono essere no, eh, eh, seguiti ecco il in per, modo che abbiamo un mondo che, eh, che per può, eh, usare avere la, la formula di bias bisogna mettere nell'equazione la probabilità di questo specifico mondo confrontato a tutti gli altri che un dio avrebbe potuto creare, quindi anche quelli Uh, come il paradiso per intendere. parliamo del nostro mondo fisico delle quattro dimensioni. Se parliamo di, di altre dimensioni, è un discorso completamente diverso. Che io credo che sia possibile a crearlo, però non ha niente a che vedere col nostro mondo fisico di quattro dimensioni. Eh, sono d'accordo che non ha niente a che vedere, come non hanno niente a che vedere gli universi alternativi con variazioni di um, forze elettromagnetiche e um, costanti cosmologiche ma nel momento in cui consideriamo tutti gli universi possibili di quel tipo, dobbiamo considerare per, la, per poter applicare la formula di Bias anche tutti i mondi creabili da Dio nella parte in cui diciamo probabilità di questo mondo data l'ipotesi che Dio crea in un mondo. Beh, io credo proprio di no, Fabri, io credo che eh, ho, ho ristretto il nostro discorso al nostro mondo. Di quattro dimensioni, è eh, 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 che non può essere diverso di quello che è per poter eh, esserci della vita. No, se non se parliamo può di altre da dimensioni, è, allora perché dovremmo avere una probabilità di questo mondo data l'ipotesi che non ci sia un dio come una probabilità bassa? Scusami. È perché i parametri sono illimitati però per avere un'espansione... Scusami, sono limitati essere... da una parte e limitati dall'altra. Come funziona? Che... Beh, io ti ho detto che non esiste eh, necessità fisica per le costanti fisiche e, e i parametri fisiche avere un certo parametro, possono avere qualsiasi parametro, però se, se, se c'è questa possibilità e non siamo ristretti a una necessità fisica e noi possiamo avere un numero di, 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 di eh, costante fisiche illimitate, e eh, 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 qualsiasi una, e eh, quelle eh, eh, che eh, 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 possibilitano un universo che c'è la vita, è molto ristretto, è molto piccolo, allora ci dobbiamo chiedere come mai che il nostro mondo, il nostro universo, ha giustamente questi parametri che permettono la vita nell'universo. Sì, ma non hai risposto alla domanda perché da un lato vuoi parametri, variabili e dall'altro quando si tratta di Dio vuoi poterli limitare. Non ho capito la, tu la tua domanda. Scusate esatto, un attimino, perché c'è una domanda che effettivamente potrebbe togliere un pochettino da questo impasse. Ehm, allora, scusate, ma la domanda ruota intorno alla domanda per cui c'è o non c'è Dio, o per le diverse versioni di universo di Dio e di universi senza Dio? Nella che però mia è interpretazione che stiamo è la seconda, mm. c'è la diverse versione di universi di Dio e di universi senza Dio. Nella, per applicare la formula di Bayez abbiamo bisogno della probabilità di questo universo all'interno dell'insieme di tutti gli universi possibili senza Dio, confrontandola con la probabilità di questo universo rispetto a tutti gli universi possibili con Dio. Ma tutti gli universi possibili con Dio includono necessariamente anche robe come il paradiso. Perciò io dico perché dobbiamo restringere il nostro discorso e le probabilità, l'evaluazione la, la, la evalu, eh, delle probabilità al nostro universo di quattro dimensioni, che eh, allora qual è la verità di bias. Sì, la posso usare perché è eh no, quella possiamo... che hai casi totali su casi favorevoli. Se tu non vuoi usare casi totali per Dio eh, non stai usando una probabilità. Io faccio il contrasto tra il meccanismo intelligenza per creare il nostro mondo di quattro dimensioni contra contrastandolo all'ipotesi della non intelligenza che dovrebbe eventualmente sarebbe è, è, è capace di creare il nostro, modo, il nostro mondo, il nostro universo con i parametri che ha. Questa è la comparazione. No, di non, bias è, è questo il problema. La formula di bias per fare, fare questa qua. comparazione ci devi arrivare a partire da altri valori. Non puoi decidere direttamente tu che valore deve avere la probabilità uh, di questo universo senza intelligenza e di questo universo con l'intelligenza. Non, non, non puoi semplicemente dire no, è improbabile e perché l'ho deciso io, ti trovi? Ma io non, eh. non sto a dire che è improbabile perché ho deciso io, okay. io dico che è improbabile perché è la scienza che ce lo dice, ci no, dice no, che è no, il parametro no, per le lo spazio, fare, eccetera, eccetera. lo vuoi fare con la formula di bias oppure no? Perché se vuoi dire è la scienza che ci dà questa probabilità, è un discorso completamente diverso che non, che non usa la formula di bias. Allora, per non, non confonde, con, con, confonderci, una cosa è la probabilità di avere certe eh, 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 costanti fisiche per avere eh, le, 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 il nostro universo. Ok? Questa mm -hmm. è una cosa. Allora, abbiamo queste quantità. Allora, adesso noi facciamo una comparazione. Qui c'è Dio. Lui ha la capacità perché è intelligente di, di, di mettere a punto l'universo eh, eh, per permettere la vita. Perché c'è l'ingrediente che è l'intelligenza. Sì, okay. ma ti trovi che anche la, la capacità. La è una. Di, aspetta, è uno. no? Fermo. No, vi fermo, fermo trovi trovi tutti e due perché capacità... a questo punto c'è una domanda. C'è una domanda, eh, o meglio, c'è una richiesta che forse potrebbe eh, disimpallare la faccenda. Ehm... Eh, Dragon Frank vuole eh, domandare di definire Dio da parte di Otangelo. Se ce lo puoi definire, che, che cos'è esattamente sì. Dio per te? Sì. Perché allora, siccome stiamo parlando di, di questa sì, cosa e sì. ancora non c'è, così evitiamo fraintendimenti. Uh -huh. E magari okay. Okay. Il, il, il Dio che io propongo è, 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 è eterno, intelligente, è necessario. Eh, consciente è capace di, di avere eh, la, il potere di creare l'universo. Mm. Ok, e... comunque è all'interno della logica, non può sì, muoversi fuori dalla logica, sì. giusto? Al momento che non esiste nessuna contraddizione logica, il Dio che io propongo è ontologicamente po possibile. Possibile non è necessario. Uh, quindi io la dico, mia io domanda è Beh, io, ogni, ogni caratterizzazione io la posso spiegare o dare una giustificazione, però credo che sarebbe un altro discorso. Io però comunque l'importante in questo momento è a descrivere un Dio che io propongo, che non esiste nessuna Sì, però giustamente eh, Dragon Frank fa notare, fa notare che queste sono le sue qualità e non di che cosa è fatto in poche parole. Se eh, questo Dio è mh, creatore, mh, orologiaio, quello che si vuole, Dragon Frank vuole capire e lui di che cosa ha fatto, cioè come ha potuto eh, fare... Ah, sì, è spirito. Sì, sì, lui è spirito che hai questa capacità che noi non la sappiamo spiegare, è quello che ho detto prima è Dio non lo sappiamo spiegare perché esiste al contrasto di non esistere non sappiamo perché eh, è eterno al contrasto di non Ok, esserlo. siccome cioè, conosco Dragon Frank che... ecco infatti me lo so, immaginavo eh, Dragon Frank domanda di definire lo spirito ma, eh, e qui aggiungo una cosa che tanto tra un attimo arriverà ti sicuro come domanda eh, lo spirito è vabbè eh, lo spirito poi dopo come fa a interferire sul piano energetico materiale dato che è su un piano totalmente differente quindi intanto definiamo spirito e poi dopo vediamo di capire come può intervenire ok mi dai mm, un attimino okay. solo che ti do alcune caratteristiche dello spirito e poi mm. anche la seconda domanda eh, su, su, su come può eh, intervenire nel, nel, nel mondo fisico. Allora, eh, lo spirito io la caratterizzo come coscienza che ingloba la mente, qualia, attività intellettuale, calcolo, pensiero, formazione di idee astratte, immaginazione, introspezione, cognizione, ricordi, consape consapevolezza, esperienza, intenzioni, libera volontà, libera creazione, invenzione, generazione di informazioni classifica, riconosce e, e giudica i comportamenti buoni e cattivi, è consape consapevole della bellezza, sente sensazioni ed emozioni. Allora, sulla seconda domanda di come lui può interferire nel mondo fisico, non lo sappiamo, io non lo so. Io per esempio so che in questo momento sto a pensare di muovere il mio braccio e di scrivere qualcosa sulla carta. Allora, questa, eh, eh, questa interfaccia, questo interface mente, fisico, eh, cervello, e poi il braccio, i, i, i neuroni, eccetera, eccetera, questa interfaccia, come si com comunica, come funziona, non lo so. Nessuno lo sa, in realtà Veramente è sì. un mistero. Non è un mistero, ci sono le neuroscienze che lo spiegano. Però è un altro dibattito, è un altro è un altro eh, tema. Eh. <ride> Sì. Okay. E ok, allora per poter capire come l'orologiaio crea l'orologio bisognerebbe capire come l'orologiaio è venuto al mondo. Qui stiamo cominciando ad entrare in una sorta di matriosca. Eh, come ho detto, eh, il libro che io faccio non è... Non è creato, ma è eterno, sempre esistito. Viene definito anche comunque l'universo sempre eterno in alcuni casi, ci sono alcune frange. Sarebbe, eh, sarebbe eh. un altro però, eh, appunto Siccome eh, solo negli ultimi, sì, infatti, Faber, eh, siccome solo negli ultimi, credo, dieci minuti è venuta fuori talmente tanta carne al fuoco. Eh, cosa volete fare? Volete eh, recuperare qualche cosa e andare un pochettino più nello specifico? Perché in realtà, eh, quello del fine tanning è una cosa molto grande che comprende tante cose sì, e sì, si va sì. in, una, in molte direzioni. Facciamo così, lo interrompiamo qui, che tanto comunque se ne è parlato molto, ci sono stati tantissimi spunti e ci organizziamo per un dibattito su alcuni di questi spunti specifici proprio. Sì, come ho detto è, è, un, è un dibattito molto lungo su, sul fine tuning, eh, cosa mi piace molto discutere l'origine della vita, che ci sono molti aspetti interessantissimi come Fabra ha detto il mondo RNA, l'informazione eccetera eccetera, sono cose che io le studio da molto tempo che eh, mi piace a... a a parlare sopra queste cose. Allora se Faber, io, se, possiamo, se tu Fabio, vuoi continuare il corso ci, ci organizziamo per un, un secondo dibattito, però incentrato sul, sull'origine della vita. Eh, questo vorrei mantenerlo sempre sul discorso del fine tuning, ovvero andare avanti col discorso del fine tuning, però prendendo i vari settori perché se no non ne veniamo fuori. Eh, anche nella biochimica c'è il, il messo a punto che è molto interessante sulle basi okay. della, del DNA sentiamo Faber, a te va bene fare un secondo dibattito più avanti sai che fino a gennaio forse anche fine gennaio non c'è spazio libero per dibattiti da un certo punto di vista meno male ehm... Guarda, l'argomento lo trovo interessante, sì, ma mi va bene, però ehm, per l'appunto mi servirà parecchio tempo per prepararlo, perché eh, a differenza di questo argomento che lo conosco a meno dito, quest'altro un po' me lo devo ristudiare, perché è veramente parecchio tempo che non okay. uh, disco. Allora io, io ho fa fa faccio così... Fa. Mm. Facciamo così. Eh, io al momento devo chiudo perché effettivamente si è fatta una certa ora e se per caso andate avanti un attimino qui facciamo no, sì, facciamo giorno, perché l'argomento è veramente enorme e ne porta tantissimi, quindi al momento io lo chiuderei chiudere è una cosa un po' grande lo, lo rinviamo nelle varie sfaccettature eh, più avanti non appena ci sono possibilità io ringrazio tantissimo tutti e due ringrazio tantissimo Tangelo è stato una, una, un dibattito molto interessante e mi sono un pochettino eh, in realtà diciamo emozionato un pochettino perché ho fatto qualcosa che di solito non faccio sono intervenuto un pochettino più spesso un po' per cercare di capire di fare di sbloccare determinati unpass e un po' perché c'erano molte cose che mi interessavano. Avrei voluto domandare più cose a Faber, però non importa. Io ringrazio tutti quanti per essere stati qui e per aver fatto le domande, per aver partecipato e vorrei fare un ride, quindi se avete un attimino di tempo eh, facciamo un piccolo raidino e Guarda, credo che ci sia collegato Pinguino Veritas. Infatti, è esattamente a loro che voglio fare il, il ride. Adesso per prima io ho fatto il cambio. Della... Allora, intanto devo andare su Osa sapere. Ok. Perfetto. Ok. Aspetta un attimino, perché non c'è la dashboard? Sto provando a farlo io via chat, vediamo un po' se no. Eh. E tu puoi farlo se ma, vai ma sulla vita data. Appena chiuso la live, ah. e allora ragazzi, niente. Io direi volentieri la buonanotte eh, e ci organizzeremo per portare avanti uno dei tanti temi che sono venute fuori quindi. Eh, Ringrazio ancora Otangelo per stasera, ringrazio ancora Fabio Romier, ringrazio nuovamente Otangelo per la pazienza portata e saluto tutti. Buonanotte ciao, e alla prossima. prossima. Grazie. Ciao. ciao. ciao.